Buonasera a tutti amici videospettatori e benvenuti nell'ultima live. Oh mio Dio, si era bloccato tutto, codifica in sovraccarico. Va What? bene. Dicevo, ma qui il computer secondo me Ha detto sta basta. dicendo, già ha detto basta l'altro giorno con il Poggen e secondo me Beh, ormai approfitteremo delle della fine vacanze di anno. Natale, esatto, per cambiarlo, perché vediamo che sta tirando le cuoia. Ma grazie a Const che si abbona per la prima volta. Dicevo, ultima live di Deltarune, quantomeno l'ultima live giocata. Quindi poi vedremo che cosa faremo con Gaster, se cominceremo oggi, perché in realtà io non so quanto staremo a fare il teorizzo pazzo dentro questo Ne parlavo finale. oggi con i mod, dicono che secondo loro non ha senso ripetere tutte le iterazioni. No, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Cioè, nonostante dicono che una live sono le nove? No, no, No. no, no, secondo loro finiamo prima Quindi secondo loro di... facciamo anche un po' di Gaster? Sì, secondo Ah, io mi fido, ragazzi. No, allora, sono d'accordo con i mod, poi facciamo l'introduzione della settimana, ma innanzitutto non posso essere così basso. Questa è la qua. prima cosa importante. Ecco. La seconda è che, grazie a Rare Drago e grazie anche a Noisy, che si abbona per il 24esimo mese, dicevo, prima vi faccio l'introduzione al gameplay di oggi, dicendovi che non andremo a giocarlo veramente blind, ci faremo guidare dai moderatori, facendoci comunicare, insomma, da loro cosa cambi tra una run e l'altra in modo tale da evitare decine e decine di dialoghi ripetuti che non servono a nulla. Francamente, io vi direi che ciò che è da riprovare è l'interazione con la Queen, che credo possa essere cambiata perché adesso Non lo lei so, non non lo è. so. Credo io ti faccio così le Certo. mie teorie su quello che faremo o non faremo. Perché lei è scontenta visto che non ci sono i suoi adepti a Nostown, perché sono tutti morti, sono tutti stati uccisi da Noelle attraverso gli ordini di Nos. Il gatto perché ce l'hanno detto loro praticamente l'altra volta dicendoci di non entrare nello shop. E mi pare che ci fossero tre cose, ma una era appunto l'ingresso della Queen. Forse un altro dialogo della Queen e il gatto e basta, secondo me. Anche perché credo che il finale sia lo stesso. Cioè il finale ultimo dove Chris colpisce con il coltello a terra la stanza del salotto, insomma, e fa genera una nuova fontana che probabilmente prende vita dentro il televisore. Io non credo che cambi, anche se a quel punto si verifica la famosa teoria della quale parlavo a inizio run, anzi a metà run, cioè sarà necessario giocarsi d'ora in poi il gioco due volte? Sarà necessario continuare questa storyline nella quale Noss è un omicida e continua imperterrito a ordinare cose assurde ai personaggi di Deltarune? Secondo me sì. Delusa Io sarei francamente delusa anch'io. se cose come Noelle che diventa una pazza seguendo gli ordini di Chris, che segue gli ordini di Nos, e Birdly che è in coma, Sì, o quello che è, venissero semplicemente dimenticate hai e ragione. il giorno dopo come se niente fosse successo. Birdly sopra non ci pensavo Sarebbe... a Birdly, ma hai ragione. Birdly soprattutto secondo me non rende questa mia affermazione neanche una teoria ma una certezza. Come fai ad andare avanti nella storia ignorando il fatto che Birdly è rimasto morto o comunque in coma lì dentro? Qualcuno lo troverà e se ne dovrà parlare. Anzi, se posso essere sincero, è la route più interessante. Beh, sì. Perché nonostante sia chiaro, è una route che probabilmente non porterà a conoscere tutta la trama di Deltarune e quella precedente rimarrà quella principale, c'è appunto questa implicazione, come dire, infatti anche secondo me Nightmare Redux è la nuova Genocide e Sì. quindi assolutamente importante, ma l'implicazione proprio di il Dark World viene scoperto anche dagli adulti perché c'è un morto, comunque un ferito, è qualcosa di super interessante. Nella route normale, al massimo possiamo sperare che
Undyne finisca dentro la casa di Chris per tutto quello che abbiamo detto in Route 1, la chiamata di sì, Tori. Ok, però magari arrivi alla conclusione che gli adulti scoprono il Dark World, ma in due modi sensibilmente diversi. Oggi niente notifiche, non vi sono arrivate le notifiche, ragazzi? Oh no, speriamo che arrivino. Dicevi, scusami? Dicevo che la conclusione è comunque gli adulti scoprono il Dark World in entrambi i casi. Ci sei? Sì, sì, vi stavo leggendo, perdonatemi, stavo controllando che fossero arrivate le notifiche, ma molti non sono arrivate. Vabbè, dicevi? Dicevo che la conclusione è la stessa, quindi gli adulti scoprono il Dark World sì, in entrambi i casi. Ma in un caso è morto qualcuno. Con dei presupposti sensibilmente diversi. Da una parte è pericoloso, dall'altra boh, chissà, punto interrogativo. Tra l'altro c'è una testimonianza di un adulto che ci finisce dentro, mentre nel caso di Birdly morto no, quindi gli adulti lo vivono dall'esterno vedendo semplicemente quanto è pericoloso. No, io mi aspetto che a prescindere non cambi l'inizio, cioè se Undyne ci finisce dentro all'inizio del capitolo 3 in Route 1 ci finisce dentro anche all'inizio del capitolo 3 in Route 2. Sono d'accordo, ma io sto dicendo che però ci entra dentro avendo visto Birdly o comunque avendo saputo di ma Birdly. Anche se non è lei a vedere Birdly, qualcun altro veda Birdly e dirà sì, come cazzo ci è finito in coma questo ragazzino, dovrà venire fuori un minimo la verità, per quanto tra l'altro risulterà assurda, perché vallo a spiegare che Birdly è rimasto in coma perché è finito in un mondo parallelo, che è proprio l'entrata di Undyne, membro delle forze dell'ordine e quindi adulto rispettabile, potrebbe però confermare la versione dei ragazzini e quindi creare una caccia al Dark World. Insomma, narrativamente parlando, secondo me è super interessante tutto il risvolto della Route 2 che può avere fino al settimo capitolo. Secondo me andranno portate avanti entrambe d'ora in poi, ma con una coscienza, secondo me, maggiore del cosa fare. Premesso che non sarà possibile nuovamente ipotizzare cose come grazie Blue Moon Boner che si abbona per la prima volta, non so se è un mocca Blue Moon Coder o Blue Moon... No, o Blue Moon Coder che ha cambiato nickname. Bellissimo, grazie mille della sub. Ti ricordo che ad Undyne tu glielo dici del Dark World in entrambi i capitoli, sì, ma lei non ti prende sul serio, quindi tra l'altro sarà interessante vedere poi cosa succede quando lei si rende conto che è tutto vero. Dicevo comunque mocche, come immaginavo. Grazie mille della sub, benvenuto. Dicevo Durello della Luna Blu, esattamente. Un'altra cosa che mi interessa molto sapere, appunto, è capire come cambierà il nostro approccio, perché noi non potremo immaginare in capitolo 3 cose come vai qua e ammazza anche il nemico nascosto e camuffato da paletto della strada, e magari servirà un po' di trial and error, però allo stesso tempo mi sento di dire che sarà possibile ragionare similmente a come abbiamo fatto adesso. Grazie mille della sub, Run al Fly, e siamo in livello 2. Dicevo, sarà possibile fare cose del tipo proviamo a ammazzare tutti, proviamo a far soffrire tutti quanto più possibile, che forse è la cosa importante, e soprattutto la prima roba che proveremo è usare la spell del nuovo personaggio, certo, offensiva su chiunque. Quindi Undyne, perché probabilmente sarà Undyne il nuovo personaggio del party, dovrà uccidere tutti con la sua lancia della morte, del giudizio. Dovrà insomma in qualche modo fare male agli altri, essere costretta a farlo e vedere poi da parte del giocatore quale sarà la reazione del personaggio per sfruttarla quanto più possibile. O Toriel, certo, giusto. Anche Toriel potrebbe essere. In realtà, forse ora che me lo dite, Toriel ha più senso rispetto a Undyne, che potrebbe essere un Birdly. Quindi potrebbe essere un personaggio sempre presente all'interno della trama. E poi ammazziamo anche lei. Ora non lo so se la ammazziamo. Io non parlavo di Birdly nel senso di personaggio che muore, sì, sì, ma personaggio che interagisce con la storia anche se non partecipa mai alle lotte. Ah, ok, no, pensavo fossi seria, scusami. Pensavo fossi... intanto metto play. Mi scordo sempre di questa cosa. Silenzio.
rispondo a dicendo non credo che ci saranno altre branch. Adesso ormai quell'altra rotta è incanalata nella Genocide, quindi salvo azioni particolarmente positive continuerà a essere solo Genocide o continuerà o ritornerebbe sui binari normali della run. Toriel ha molto più senso. Toriel, chissà Toriel come reagirà alla presenza di Ralsei. Capitolo 3, secondo me, sarà il capitolo nel quale cominceremo a sondare veramente tanto il terreno nella storia, eh. Capitolo 3, Toriel e Ralsei che si incontrano, tanti dubbi verranno meno. Cioè, la cosa più interessante sarebbe vedere Toriel che non capisce come cazzo sia possibile che un essere uguale a suo figlio sia lì sotto. Perché a quel punto aprirebbe le porte a, ma come c'è finito un clone, una parte oscura di Asriel dentro il Dark World. Se invece Toriel fa la gnorri, tutto torna, nel senso che tutto si riconduce a supposizioni che abbiamo già fatto. Purtroppo niente notifica. Ragazzi, io non so che dirvi, diversi di voi lo hanno scritto, mi dispiace un sacco. Spero che non vi perdiate l'ultimo episodio, che cazzo. Oggi Viking ha cominciato a allenarsi per il Poggen, per il post-Poggen contro Chiara Tetris. Chiara lo sa, me l'ha fatto vedere. Sono passata in live da lui a fargli sperimentare la modalità mistero. The Elder Rune. Bene, ci siamo e questo è il salvataggio che dobbiamo caricare. Mi permetto ancora un attimo di introduzione, visto che eravamo insomma a parlare, eravamo arrivati a parlare in generale della nostra esperienza con la Route 2. Come vi ho detto l'altra volta, credo sarà la Route, e intanto temporeggio anche perché continuo a vedere persone che non hanno ricevuto la notifica. Fate passaparola, ragazzi, scrivetevi in privato, non vorrei perdeste questa puntata. Secondo me è importante anche perché cominceremo a guardare roba di Gaster e finalmente cominceremo io e Chiara a capirci di più su questo personaggio. A me è arrivata 5 minuti fa. Beh, buono, abbiamo cominciato a 20 minuti, ci sta. 5 minuti fa mi sembra poco, scherzi. La Route 2 credo sarà proprio l'exploit del giocatore sul gioco, come dicevo l'altra volta, la sfida del giocatore verso Toby Fox che vorrebbe impedirgli invece l'interazione e la possibilità di scelta. Mi chiedo quanto i personaggi poi cominceranno a ribellarsi, cioè quanto alla Doki Doki, al contrario, come già dicevamo nell'ultima puntata, i personaggi vorranno o stare al piano del giocatore e a un certo punto rifiutarsi di seguire gli ordini di Chris. Anche perché, ricordiamolo, Chris è l'unico che deve sottostare a Nos. Ma sappiamo bene che, per esempio, Susie, sino a che non ha fatto il suo change of mind, non aveva assolutamente intenzione di seguire il piano. Tant'è vero che bisognava, ve lo ricordate all'inizio, cooperare insieme a Ralsei per evitare che Susie facesse danni. Quindi, nel caso di Noelle, abbiamo avuto qualcuno di accondiscendente, abbiamo avuto un personaggio che, insomma, voleva seguire gli ordini di Chris perché si sentiva in qualche modo gratificata dalle continue uccisioni e dal ritmo di crescita proprio del suo personaggio. Dall'altra parte però un altro PG di un capitolo successivo potrebbe tranquillamente rifiutarsi di fare quello che vuole Nos e aprire a un exploit differente. Ma non solo, Noelle letteralmente se n'è andata di testa sua. Noelle se n'è andata di testa sua, corretto, a un certo punto è anche vero che è tornata in fondo. Sì, però come dici te ha comunque fatto ha preso delle scelte che non erano del tutto sotto controllo di Nos. Per esempio, già facendoci il film con Toriel che segue gli ordini di Chris, ci sta e non ci sta, nel senso che, capito? Proprio zero. Da una parte è il figlio adottivo, quindi magari guidata dal potere del figlio adottivo che qui ha più dimestichezza con le magie, con le strategie di lotta, riesce a guidare la madre, però poi insomma
a un certo punto la mamma è la mamma, quindi difficilmente si troverà nello stesso, anzi sicuramente non si troverà nello stesso rapporto di soggezione di Noel. E quindi sono davvero super curioso. Saido, ma voi vi siete fatti di nuovo il capitolo 1 in Genocide per fare la run con Snowgrave? No, è il motivo per il quale vi dicevo che secondo me è dalla Snowgrave di capitolo 2 che si incanala verso la Genocide, non c'è bisogno di tornare indietro. Però dicevano prima che Toby Fox ha dichiarato c'è un solo finale. Ah, in tutto Deltarun. Non so se i mod hanno conferme. Cioè in tutto Deltarun c'è solo un finale? Quanto leggevo prima in chat, sì. Mm. È una dichiarazione di capitolo 1, però. Da capitolo 1, però, sono passate veramente tante cose, tanto tempo e credo tante idee. Parlava del capitolo 1 all'epoca. Si parlava relativamente solo al capitolo 1. Solo al capitolo 1 allora è proprio sbagliato. No, la cosa è rimasta coerente col fatto che il capitolo 1 non ha una rotta alternativa. Assolutamente. Non è sbagliata. No, io intendevo dire, se applichiamo un'affermazione di capitolo 1 a tutto il gioco, è semplicemente un'affermazione sbagliata. Aspetta. In realtà l'aveva detto tempo fa, ma adesso la descrizione di Steam dice only one ending, puntini puntini, punto di domanda, no. E quindi vabbè. Grazie alla recluta Rocket che si abbona per un anno insieme questo mese per me. Aspetta, aprimi pure, che qua fa sempre i soliti cazzi qua. Ragazzi, c'è Streamlabs che oltre a plagiare OBS non funziona neanche bene. No, è Streamlabs, esatto. Non leggo fino a là. Forse visto che your choice don't matter, giustamente. Alla fine tutte le diramazioni della storia finiranno nello stesso punto. Però Madokami, guarda, era proprio quello che dicevo l'altra volta, cioè questo è il finale contrario alle tue scelte non contano. È il giocatore che si impone e vuole che le proprie scelte contino comunque. La recluta Rocket si è appena abbonato questo mese, per me è un mese molto pogger, soprattutto per un motivo. Sono omosessuale per sbaglio, ovvero la persona con cui sono assieme ormai da 10 mesi mi ha confessato di sentirsi uomo e sono felicissimo del suo essersi aperto così con me. Wow. Che bello, mi fa sorridere leggere queste cose. E mi fa sorridere anche il modo in cui l'hai scritto. È molto, molto che dolce. Che cosa cute. È veramente molto dolce. Che carini. Già. Cuoricini rainbowosi. Come la recluta Rocket che diventa recluta Rainbow Rocket in questo caso. Oh, di più. È tutta lore. Tutta lore. Grazie a Simone intanto che regala 5 sub. Grazie mille. E intanto, ragazzi, io continuo a temporeggiare facendovi anche il programma settimanale, sperando che queste merda di notifiche oggi arrivano. Dire che non c'era neanche live oggi, quindi cosa mi ha dato fastidio? Niente, ogni tanto va a puttane. Premesso che ovviamente ci possiamo far poco, ragazzi, però intanto vi devo fare comunque il programma settimanale, quindi ve lo faccio e poi ne parliamo. Sperando che domani non ci siano trailer pazzi in culo che detonano la programmazione. Spoiler, c'è la possibilità che succeda, perché purtroppo è comparso un video non in elenco, e dico purtroppo non perché non ci vada di fare un video analisi, ma perché troveremmo estremamente controproducente pubblicare un trailer poco dopo l'uscita di Diamante Lucente e Perla Splendente, togliendo così lo spotlight a un gioco che molti hanno deciso di comprare, apro e chiudo parentesi, sperando quindi che non ci fosse, che non ci sia, perdonatemi, un trailer. In teoria domani abbiamo Chiara di sera con Animal Crossing, un appuntamento speciale, mi raccomando collegatevi perché c'è un contenuto di cui non vi posso parlare perché è sotto NDA, ma è ovviamente, perché Chiara possiamo dirlo, sì, è ovviamente a tema Animal Crossing. Diciamo che potete un po' unire i puntini se pensate a che tipo di lavori fa Azza. Io non vi posso dire che cosa facciamo di preciso, però viene qui e quindi facciamo proprio live insieme qui a casa e facciamo, guardiamo, non ve lo posso dire, però è importante, quindi collegatevi. Ecco. Poi mercoledì, domani pomeriggio ovviamente c'è la Dan Battle. Mercoledì abbiamo la Veteran Run con Michele di Pokémon e ragazzi sarà la run delle lastre, quindi porca puttana, collegatevi. C'è già le lastre? Le prime tre in realtà sono tutte nella stessa puntata perché sono a Evopoli. Abbiamo giocato in a botte di 15 dietro ore dietro la statua di Evopoli, poi
il bosco, cioè il giardino dell'antico chateau, e dentro l'antico chateau praticamente hai le lastre della nascita dei figli di Dio e soprattutto Dei dell'universo dei giganti. giganti. Quindi, insomma, sarà credo una delle puntate più importanti, e mi fa ridere che sia la seconda, però, insomma, la seconda puntata sarà proprio Uber Come si sta Poggers. trovando Mike su Pokémon? Molto bene, anche se gli è morto il primo Pokémon subito, però non è colpa sua, era proprio bastarda in culo quella fight lì e non ci si poteva fare molto. Detto questo, poi giovedì abbiamo l'assenza del video settimanale, in teoria, se non abbiamo il trailer a bruciapelo, perché Lardi questa assenza pomeriggio. doveva esserci, sì, aspetta, perché questa assenza doveva esserci settimana scorsa, ma poi abbiamo deciso comunque di fare il video di domenica, che peraltro ha fatto tante views, quindi bella. Bravo Marcolino, ecco, è vero. Giusto, Marcolino, hai ragione. Poi mercoledì 16:30, perdonatemi, quindi prima di giovedì c'è anche un talkerino che è stato aggiunto all'ultimo minuto su Arcane insieme a Sabaku e a Terenas. Terenas, fatto proprio sul nostro canale. Grazie a Kerry Chris che si abbona per il secondo mese. Nessuno ha ucciso Phalanx, ragazzi, è morto Joel, non Phalanx, l'unico morto della squadra di Sabaku. Giovedì, dicevo, perdonatemi, quindi il pomeriggio non c'è il video, in teoria, ma abbiamo una live di Nvidia pari a quella che abbiamo fatto su Paradise Killer. Quindi andiamo, ci guardiamo il catalogo. Io ho delle idee, stavolta vorrei provare o a giocare a LOL e faccio il pazzo, e quindi gioco a LOL in game streaming, tanto più o meno l'ho provato con Terenas, oppure se non gioco a LOL c'è un altro gioco che vorrei provare, ma non ve lo spoilerò, ok? È un gioco parecchio figo, lo guarderemo, insomma, guarderemo il catalogo e poi vedremo effettivamente se avviare questo gioco o no. Io l'ho già messo in lista. Ok. C'è Tetris? Non No, Tetris non c'è. ci credo. Non lo fare, fatti bene, Fra. No, vabbè, ma ragazzi, non è che se si gioca LOL poi cominci a giocare a LOL. Diciamo che l'altro è un MMORPG, non è World of Warcraft, però è un MMORPG, non gioco da tanto agli MMO e quindi potremmo fare un bel personaggio troll per 2 ore e fare i coglioni. Crisi 90, questa è una live pomeridiana. Pomeridiana, ragazzi, pomeridiana, stiamo parlando della live pomeridiana. Poi la sera abbiamo Console Wars e quindi l'acquisto delle console tarocche che apriremo, ve lo dico già adesso, il 23 dicembre. Quindi il 23 dicembre, sì, assolutamente, il 23 dicembre è un giovedì, è l'ultimo giorno di live che faremo nel 2021, faccio così perché in realtà poi non è vero, però nominalmente le vacanze di Natale per noi cominciano effettivamente il 23 dicembre. Sì, va, il 23 dicembre, Ok. corretto, corretto. Scusate, Chiara mi faceva vedere effettivamente per conferma il calendario. Sì, è giusto. 23 dicembre, 23 dicembre, perché il 16 avremmo voluto fare il 16, ma avevamo paura con Fossetti che non sarebbe arrivata in tempo la roba con così poco anticipo Ah, tra beh, sì. questo giovedì e il 16 Effettivamente. dicembre. Quindi la faremo diretta. F in chat, cosa è successo? Dicevo, A non caso? lo so. Morto tutto? No, non lo so, ho visto F in chat, mi sono spaventato. Vabbè, giovedì quindi abbiamo appunto console Worst, compriamo le console tarocchissime da aprire poi il 23 insieme a... ok, non ci sentite? Non lo so, ho visto F in chat e mi sono spaventato perché già il computer oggi dava problemi, appunto anche in apertura di live lo ha fatto. Non sarebbe stato, ecco, improbabile vedere un crash durante la diretta. Esattamente, Phoenixatas. L'idea è proprio quella di creare una live il 23, tipo il regalo di Natale della nonna che non volevo, la console tarocca. F in chat for no reasons at all. Ok, perfetto. Non la smartest delle idee, No, però. esatto, non chiamate le F a caso in chat, ragazzi, perché ci fate prendere un colpo. Il venerdì poi abbiamo il Brain Academy, sfida Big Brain Big Brain Academy. Academy, sfida fra cervelli su Evry High, ore 17. Ma E posso venire anche io a assolutamente, sfidarti? e grazie, assolutamente sì, grazie a Space Oh. Wall Twitch. Ore 21 e 30 ci vediamo con Dark Souls 3.
insieme al maestro. Domenica ore 17 Dark Souls 3 con il maestro, e domenica sera ore 21:30 o facciamo Gaster se non lo facciamo oggi, oppure ricomincio il post game di Pokémon, e quindi cioè, continuo il post game di Pokémon e andiamo finalmente a beccarci questa fight segreta di Diamante Lucente e Perla Splendente. Ragazzi, 31 minuti di introduzione e io quasi ho finito. L'ultima cosa che devo ricordare è ciò che ha appena spammato Marcolino in chat. Grazie al re dei mustacchi che si abbona per il 14° mese. Mi ero scordato di abbonarmi, buon Natale, ma poggers. Dicevo, il 16 di dicembre, che è una... non è vero, non è il 16, il 19 di dicembre, domenica, che è una domenica, organizziamo 6 ore di torneo di Pokémon Unite. Visto e considerato che il 7 fiori riprenderà a gennaio, perché siamo in produzione dell'ultimo episodio che è particolarmente grande a livello proprio di timing, questo mese non ci sarà Top 8 del 7 fiori, questo mese avremo qualcos'altro, ovvero 6 ore di Pokémon Unite, un bel torneo intra community, in realtà pure di più se serve. Lei che piano piano con sto passaparola ci stiamo arrivando ai soliti più o meno. In realtà siamo ancora indietro di 500 persone, però piano piano la gente si sta passando il link della live. Dicevo, la famosa ultima live di Pokémon X attende, ragazzi, attende proprio tantissimo l'ultima live di Pokémon X. Grazie Somoione, intanto, che passa da Prime Gaming a livello 1 perché è un gran poggers. Che cazzo stavo dicendo? Unite, ecco, il torneo. 6 ore o quante serviranno di Unite. Se avete una squadra, iscrivetevi. Marcolino sta postando adesso il form in chat. Se non avete una squadra, invece, cominciate a pensarci, cominciate a formarla, magari tra i subini. Ve lo ricordo, il torneo è aperto solamente ai sub. Poi vediamo se fare o meno una pagina di Twitch versus, questo dipende poi lato organizzativo nostro, da quanti sarete. Intanto, appunto, questo format serve per raccogliere le iscrizioni preventive, perché vogliamo avere un'idea di quante persone sono intenzionate a partecipare, in modo da decidere in che formato fare il torneo. Perché abbiamo preso in considerazione di fare un torneo a gironi alla Svizzera, abbiamo preso in considerazione di fare il torneo in doppia bracket, quindi in double elimination. Naturalmente dobbiamo sapere almeno indicativamente quante persone vogliono partecipare per capire come gestire le tempistiche e non farlo diventare una cosa di 40 ore. Sì. Quindi questo form serve come dichiarazione di intenti. A capire quanti sareste e a farci comprendere quanto staff prevedere esattamente per un'iniziativa del genere. Prevediamo di aprire le effettive iscrizioni verso la fine di questa settimana. E poi lasciarle aperte per tutta la settimana successiva, quindi darvi circa 8-9 giorni di tempo per iscrivervi effettivamente. Esattamente. Ragazzi, io purtroppo devo iniziare a malincuore, devo partire. Mi dispiace che oggi, proprio oggi, abbia voluto fare cilecca. Credo sia a questo punto una maledizione delle ultime puntate di queste serie, perché in realtà per motivi diversi anche... One Shot ha avuto la stessa problematica. Io spero che la recuperiate quantomeno in pasto. Grazie a Alimat che si abbona per un anno insieme. Buonasera Sede Chiara, e sono finalmente 12 mesi di sub, anche se in realtà vi seguo da quando avevo circa 13-14 anni, mentre ero nel 19. Ho cambiato anche nickname, prima ero MV Spear, ma certo ricordo. Grazie mille della sub, gentilissimo, grazie mille. Che altro abbiamo da leggere di sub? Lepta, che sia buona per il sesto mese. Kaori, questo mese è la risposta definitiva. Poggers. Perché è il 42esimo, non il sesto. Ah, è il sesto di fila, ma il 42esimo totale. Vaccini il gran Poggers. Ragazzi, io metto anche la storia per la gioia del mondo, sperando che questo aiuti. Ragazzi, c'è il finale del Deltaruno. Se tu fai il clicco sul link, tu puoi vedere il finale del Deltaruno. Mi sembra un tutorial chiaro e cristallino. Allora, io partirei, se siete d'accordo, proprio dal gattone. Va bene? Ma non dovevamo riprovare a fare la roba del cristallo? Sì, guardati la guida. Allora, guida. Guardati la guida. Guida. Grazie a Giulia Dro che si abbona per il 15° mese. Guida. No, stai fermo. No, stai fermo. Ok, fermati. Va bene. Ultima cosa. Ma che cazzo? Vado tutto a puttana.
Marcolino non la trova. Dov'è? Abbiamo spammato troppo nel gruppo oggi, dov'è? Ancora non abbiamo messo su eBay l'asta perché stiamo sentendo eBay. Per fare un'asta di beneficenza su eBay devi farlo attraverso la piattaforma di eBay contattandola direttamente. Ci stiamo lavorando, ragazzi, la facciamo, promessissimo. Allora, non trovo la guida. Io direi di entrare nel castello. Ho saltato la sub di asso di spade. Me la leggo subito. Dov'è? Asso di mazze, ecco, sì sì. Ho iniziato a seguirvi nel 2015-16 quando mi sono trasferito a Milano per l'università, e vedere dove siete arrivati adesso mi rende davvero felice per le persone che siete. L'unica cosa che posso dirvi è grazie per questi anni di compagnia. Mua, grazie. Ma grazie. Io entro nel castello, ragazzi. Foco. Ma che cazzo, è giusto? Ah sì sì, ok. Perché c'è prima questa anticamera. Io sono Trashy, sì, mi farò un sacco di nuovi amici. Lo stesso, non c'è Newbert ovviamente qua. Fa un po' paura trasferirsi, ma come palla. Sì, è la stessa battuta che faceva senza Newbert, quindi in realtà non è cambiato niente. Oh, grazie. Allora. Vedi che è diverso, immaginavo. RAL 6 presto farà un setup.exe della mia stanza al piano di sopra. Non preoccuparti. Ho una lista molto lunga di richieste. Anche se, pur avendo una camera molto grande, chi ci sarà a godersela? Mi chiedo come stia Noelle adesso. Ok, Gabri, visto. Sto leggendo. Che tristezza, mamma mia. Intanto, trivia. Praticamente la regina ha la stessa interazione in questo momento di una run neutral in cui non si recluta nessuno. Giusto. Quindi che tu abbia fatto la genocide o che la snowgrave, o che tu non l'abbia fatta e abbia fatto la pacifist ma senza riuscire a reclutare. Esatto. Lei ti fa questo tipo di interazione. E poi leggo: nella neutral, se si manca qualcuno da reclutare, la regina chiederà dove è rimasto Nubert. E Trashy, il cestino, le dirà che è rimasto ad aspettare gli altri. La regina dirà che Nubert si è comportato da eroe come è sempre stato. Mi sembra chiaro e cristallino. Ecco, sono tornato nella tua tasca. Adesso puoi utilizzare il mio potere. Perché vi ricordo, ragazzi, che Lancer in teoria dovrebbe essere lì a farsi sventolare, per quanto avevamo visto che era possibile creare due Lancer aprendo il menu mentre Lancer si sta facendo sventolare. Ma quindi perché non c'è adesso? Cioè, mi sta mancando una cosa. Dobbiamo andare prima di sotto. Dovremmo andare forse prima da re a provare a triggerare il dialogo del re. Proviamoci. Parlare con te? Questo è nuovo, mi sa, sai? Li hai lasciati indietro, vero? Proprio come hai lasciato noi. E beh, certo, perché adesso lui reagisce al fatto che noi abbiamo abbandonato altri esseri oscuri e lui è iracondo per il fatto che i lucenti in generale, certo, abbiano questa attitude di andarsene dal cazzo, e noi lo abbiamo fatto proprio fisicamente e volontariamente adesso, ibernandoli. Vattene. Quindi non c'è proprio tutta la storyline di lei che scende al piano di sotto, parla con il re, ci fa pensare è la mamma di Lancer oppure no, perché ha fatto quella dichiarazione, la stampante che ha tirato fuori la carta mancante. Tutto nella classe della scuola, niente. Tutto questo è eliminato dal fatto che il re non voglia parlare con noi. E tagli corto con: li hai lasciati andare tutti. Li hai tutti quanti abbandonati come hai abbandonato noi. Levati dai coglioni. Altro che la guida chiede di fare ora? Non nel castello. Immaginavo. Allora, se io non avessi una guida in questo momento,
Prova a entrare nel partitoso. Ehi boss, come posso aiutarti? Challenge. Ah, non ci sono neanche le nuove challenge. Queste challenge noi le avevamo sbloccate. Quindi anche le challenge sono state... e tra l'altro Lancer si potrebbe trovare in camera, cosa che non è possibile fare nella run in cui Lancer si sta facendo sventolare dallo schiavo. Quindi in camera? In teoria sì, insieme a... alla Queen. Tra l'altro, esatto Marcolino, non avendoli portati qui, mi torna, non possiamo fare le challenge con i Viro Viro Kun, ora non ricordo se fossero Werewire o qualcosa del genere, ma comunque non avendoli portati qui non possiamo chiedere loro di allenarci. Mi pare fosse un Werewire. È un Werewire, è un'altra cosa. Forse è... era un task. No, era forse... forse era la task manager? Mi ricordo più. Oppure erano i pop-up. Comunque... non ci sono, non ci fanno allenare. Lui c'era. Non... sembra che lottare non fosse nei nostri programmi. Credo. Con gioco di parole. Fortunatamente per te, spera di non incontrare i miei amici. Ok, queste interazioni, diceva Marcolino, non sono proprie della Snowgrave, ma condivise con la Neutral, in cui non si reclutano. Questa stessa cosa. C'era il cambio... ah, giusto, giusto, giusto. C'era il cambio dei colori dei tizi. Dei maggiordomi. Maggiordomi, che naturalmente... corretto, non che sono. Non ci sono, perché non li hai portati. Ma allora perché c'è il capo maggiordomo di là? Io me lo chiedo dall'altra volta. Bella domanda. Perché nella pizzeria... perché non è da reclutare. Lui è probabilmente un oggetto che involontariamente... sto provando una supercazzola per giustificare Toby Fox, che involontariamente i protagonisti si portano dietro. Cioè, per come fa la Queen arrivare? Parla con Ralsei. Capito? Ma Ralsei è stato un maggiordomo anche lui. Quindi in teoria è un personaggio che Ralsei ha incontrato di persona. Non so, mi sembra tutto molto più... dai che piano piano stiamo raggiungendo le 1000 persone, bravi ragazzi. Dicevi scusa? Mi sembra tutto molto più raffazzonato, perché Rulskard lo lasci pietrificato davanti allo shop del castello e poi te lo ritrovi in tasca. Perché sì... a me questa cosa non torna, non so cosa mi sto perdendo, però non... no, no, Pizza Mario, in questa route... ah, tu dici non in questa route, nel senso, in questa route Ralsei non ha parlato con il maggiordomo, avete ragione, sì. Tutto ciò che ho detto non vale per questa route, in questa route Ralsei non è mai diventato un maggiordomo. Quindi no, la mia giustificazione non torna, ora ci sono Pizza Mario, scusa, hai ragionissima. Non so come giustificare il fatto che... il personaggio del maggiordomo, capo maggiordomo, sia qui se non con because reasons, perché è un personaggio speciale e quindi segue la Queen. Ma in che modo riprenderemo degli oggetti che sono basati su componenti del PC? Grazie Carpe Diem, che sia buona per l'ottavo mese. Prima di uscire dalla stanza del PC, Chris prende tutto ciò che c'è nella stanza. Ma se questi sono cose legate... e che cos'è il maggiordomo però? Non è mica un cioè io credo sia un software il maggiordomo. Tipo un antivirus, un cleaner. Anche il tizio con la testa a forma di puntatore. Non mi torna che dici... esatto, che cos'è un oggetto? Il puntatore? Tutto. Non so. A me pare una forzatura, cioè mi pare volerlo accettare solo perché l'autore è Toby Fox e quindi non gli si vuole dire che ha sbagliato. Però a me sembra una forzatura questa. Sono rimasti solo quelli che non hanno combattuto, no? Credo proprio di sì. Credo che siano tutti nemici non combattuti. Quindi forse banalmente Toby ci vuole dire che chi non combatte si può spostare. Però è una discriminante che rimane poco sensata, secondo me. O tutti o nessuno. Cioè la Queen ci può stare in quanto è il boss singolo e quindi lo posso capire. Gli altri effettivamente non mi torna neanche a me tanto. Se poi avete invece dei suggerimenti, prego, vi leggo. La regina non è un portatile, quindi portando lei hai portato Paint e il cestino? Beh, la regina in realtà crediamo sia il sistema operativo del portatile. In teoria si potrebbe dire che portando il sistema operativo, allora tutto ciò che è attaccato al sistema operativo arriva, ma allora anche i virus, allora anche i Viro Viro Kun, anche senza reclutarli, dovrebbero essere qui. Il punto è che
se così funzionasse perderebbe di peso la meccanica del recruit. Ha ragione, tra l'altro, perdonami, okay, sventa cespugli, non abbiamo combattuto i maggiordomi eppure non ci sono. Dicevi, non avrebbe senso la meccanica del recruit? Intanto ringrazio dottor Merlrico che sia buona per il secondo mese. Perdonami, se no il messaggio poi si sarebbe perso. Dicevi che non avrebbe senso la meccanica del recruit se bastasse portarsi dietro la Queen. Benvenuti. E allora, siccome lei è il PC dentro, e dentro questo PC ci sono tutte le altre cose, allora per quale motivo fuori da una genocide ti serve il recruit? Non ti serve il recruit perché automaticamente la Queen si porta dietro tutto il resto. Non esisterebbe la neutraling se funzionasse così. Cioè, se il discorso è le persone che qui non vedi sono quelle che tu hai ucciso e quindi è logico che non ci siano perché tu le hai uccise, allora mi sta bene. Ma se tu non vedi le persone che hai ucciso però ne vedi altre che ci sono arrivate da sole, come fa a esistere una neutral? Io sono d'accordo con te e guarda, cogliamo la palla al balzo. Grazie intanto Nicco per la sub. Allora, innanzitutto rispondo a Letis Dan, finalmente. Gli è piaciuto a Mike? Sono curioso, ragazzi, fatemi sapere. Io ho odiato il finale di Kingdom Hearts 3. Il DLC qualcosina salva, ma leggo che ancora non l'ho giocato. Fatemi sapere poi che cosa ne pensa anche del DLC. Io il finale di Kingdom Hearts 3 non l'ho apprezzato purtroppo per niente, molto confuso, sono d'accordo, era troppo distrutto per parlarne, ok. Vabbè, io ragazzi, la parte di Riku soprattutto col bambolotto, vabbè, è proprio una roba, lo sapete, che non mi ha fatto gridare al miracolo. Amato e odiato, ma penso che siate sulla stessa lunghezza d'onda. Amato e odiato è un po' il senso della mia esperienza con KH3, ma insomma ho visto che tante persone che seguivano il maestro in realtà sono persone della nostra community che hanno seguito a loro tempo la nostra run di Kingdom Hearts 3, quindi immagino che sapessero già appunto come lo abbiamo recepito, come l'ho recepito ai tempi. Io tra l'altro non l'ho potuto neanche giocare in critica perché non si poteva fare al tempo, potevi giocarlo al massimo in difficile era modalità e hai vinto e purtroppo non era semplice. Ma detto questo, parliamo alle due community che si sono per l'ennesima volta unite, perché so che anche voi avete giocato Deltarune e siamo qui davanti a un annoso problema teorico che magari potete aiutarci a dirimere, perché ne stavamo parlando proprio prima del raid e stavolta non riesco davvero a trovare un motivo. Concordo con chi non trova un motivo. Cioè, ci sta benissimo che nei 4 mesi che ci sono serviti per fare dall'inizio alla fine sto capitolo 2 io mi sia dimenticata di qualcosa. Idem, però ricominciamo da capo. Siamo nella Snowgrave Route. Non so se il maestro l'abbia fatta. Se non dovesse aver fatto la Snowgrave Route, cioè se Snowgrave Route non vi dice niente, via da questa live. Tanto state guardando semplicemente il caffè, non c'è nessuno spoiler ad ora, quindi io vi avviso, se Snowgrave Route non vi dice niente, l'ha fatto. Non ha fatto, no, la Snowgrave, non ancora. Sì, l'ha fatto. Qualcuno sì, qualcuno no. Già, già finita. Ok, no, fatto tutto. Ok, a posto. Decidetevi. Allora, se l'ha fatta, non c'è nessun problema, perfetto. Ci stavamo chiedendo come sia possibile che il personaggio del maggiordomo sia presente all'interno del caffè se in realtà noi non abbiamo reclutato nessuno. Vero è che nella run originale noi non reclutiamo il maggiordomo capo degli altri maggiordomi, quindi il tizio che abbiamo qua davanti. Ma davvero? No, non c'aveva la fight con maggiordomi, gli passavano dietro? No, non l'abbiamo. No, quella era la stanza, quella era la stanza coi topi. No, noi non lo reclutiamo mai. Però okay. aspetta. Però un conto è dire ho reclutato tutti. Però e quindi c'è il trenino in fondo che è un po'. No, più che altro il concetto è porto tutto il mondo lì, quindi non rimane più niente, chiunque mi segue. Ci chiedevamo come sia possibile che pur uccidendo tutti alcuni personaggi riescono comunque a essere attirati al nostro tavolo. Come mai? Chi è che porta? Chi è che sposta Luskard? A me sta cosa delle statue mi bugga. Però quella ne abbiamo già parlato, abbiamo già dedicato una live a quella roba lì e Non è servito a niente perché continua a buggarmi. Vediamo un po'. Io l'ho interpretata, leggo subito Mattia, l'ho interpretata come porti tutti quelli che non hai ucciso.
Sì, e questo è il punto di partenza. Però allora perché non ci sono i maggiordomi? Lo diceva prima Sventra Cespugli. E perché esiste una neutral? Come fa a esistere la neutral? Se tu porti tutti quelli che non hai ucciso, allora che senso hai il recruit? Hai li ragione. Porti di partenza, no? Solo perché non li hai uccisi. La neutral è non ho portato abbastanza recruit, quindi non arrivano a Nostown, ma comunque non li ho uccisi. Tra l'altro, Nubert. Perché Nubert non c'è? Perché è rimasto indietro con quelli che non ci sono. Ma allora perché lui sì? Qual è la differenza? Che ne so. Capito? Credo purtroppo che non ci sia una vera spiegazione. È un problema? No. No, no. Spero che un giorno una linea di dialogo parli di questa cosa. È molto un gameplay, punto. Sì. Non riesco però a trovare una spiegazione. Credo che nella neutral qualcuno arrivi. Ci potete dire se effettivamente arriva qualcuno nella neutral? Ma io immagino loro. Immagino arrivi appunto il maggiordomo, il... Trashy e Laker arriveranno gli stessi che sono arrivati adesso. Cioè, se dialoghi come quello della Queen sono uguali in Neutral e in Snowgrave, realisticamente arrivano gli stessi. Tra l'altro, ha ragione chi dice che in realtà tu non uccidi nessuno. A parte con la Snowgrave, ci sono dei bersagli ovviamente che vengono congelati. Di base, se tu colpisci, ti ricordi un nemico, fugge, non è che muore. Perché sono personaggi interagibili. Ecco, sì, cioè, anche i Wastaken rimaniamo nel, quindi, dominio del gameplay. Sono personaggi interagibili, sono NPC, quindi arrivano. Automatico il reclutamento dei tre robot, perché non possono essere uccisi. Il capo maggiordomo che viene a prescindere, Trashy perché sì, la regina perché sì, e Lager se finisci la sua quest. Anche uccidendo tutti loro vengono. Ok, però, vedete, siamo nel dominio del perché sì. Mi sta bene? E perdonami, l'abbiamo finita la quest del Lager in... Snowgrave era prima della biforcazione. In realtà, oddio, forse sì. No, non mi ricordo. Sì, beh, sì, certo, sì, era quella dei tre check. Sì, assolutamente sì. È quella dei tre check. Era prima della biforcazione. Scusate. Salute. Sì. Quelli che restano potrebbero essere gli unici programmi di sistema. Mi piace come interpretazione. Non viene esplicitata, mi piace come idea. Sì, erano i checkmark, quindi alla grande. Magari molte cose non sono più presenti perché sono state disinstallate dal sistema e i maggiordomi magari non sono eliminabili anche concretamente. È un po' l'unica spiegazione, come dicevamo già prima, il fatto che in realtà la Queen è il sistema operativo, questi sono programmi che vengono in bundle col sistema operativo e quindi portate alla Queen sono sue pertinenze. I maggiordomi non ci sono però, c'è solo lui. Hai ragione. I maggiordomi non ci sono perché c'avevano la sfida, no? Secondo me Toby Fox deve fare un po' di chiarezza con il metodo di spostamento degli oggetti. Perché? E qui lo dico. Interessantissimo. Esatto, no, aspetta, non solo, e qui lo dico seguendo quello che ha detto Chiara. È semplice, purtroppo, secondo me, scadere nel Toby Fox è bravo, facciamogli passare tutto. Qui Toby, nonostante abbia fatto un lavoro incredibile, per me Deltarune capitolo 2 è la sua gemma preziosa sopra ogni altro lavoro. Credo che stia facendo un po' la spola tra lo spostamento degli oggetti nel Dark World, è la cosa più importante della storia, e fatti andare bene questa cosa, non importa, tranquillo, non è rilevante. C'è questo binomio, o comunque questa divisione, all'interno della stessa storia, avendo momenti in cui lo spostamento degli oggetti diventa parte di trama, lui si è pietrificato perché in realtà è vincolato ad una fontana diversa e quindi guarda come la storia è cambiata perché Ruskard si è pietrificato davanti al caffè e questo ha creato un bordello incredibile che genera una route intera nuova. E... vabbè, il maggiordomo è qui, non ti preoccupare, è qua. Vorrei che, insomma... nei prossimi capitoli, tanto c'è tempo. Ma infatti il punto è che nessuno dice che allora sicuramente questa cosa resterà come Neo e come macchia. No, siamo al capitolo 2. Però allo stesso tempo io porto avanti il mio ragionevole dubbio. Cioè, nel momento in cui abbiamo affrontato questi due capitoli volendo con speculare super serietà, anche sul pelo del buco del culo di tutti, io arrivo a chiudere questa seconda run del secondo capitolo avendo sinceramente dei dubbi su come funzioni lo spostamento dei PG. Cioè, abbiamo chiuso il primo capitolo secondo me con meno dubbi, il secondo con il fatto di aver messo in mezzo un mondo legato all'ambito elettronico e quindi aver reso tutto un po' più intangibile. Sì.
ha complicato le cose, perché certo, finché dici nel primo stai parlando di carte da gioco, prendi, di pedine della dama e degli scacchi e di pupazzi. Ma ricordati che questo capitolo si apre con tu che vai in classe, prendi la roba per farla sfumare, esatto, a Nostown. Esatto, no, capito, quindi ha senso che ci sia una correlazione logica fra dove sono posizionati i PG e dove sono gli oggetti corrispondenti del mondo reale. Quando poi però vai a mettere in mezzo il cestino e l'hacker con il puntatore e lui che pare Paint, dire Paint, programma fondamentale del computer, Però... E poi giustamente dicevano, dov'è Task Manager? Che è un altro programma fondamentale, nel corretto. Nel momento in cui corretto, abbiamo... Corretto, giusto, ottima osservazione. Non mia, loro. Bravi, ottima osservazione, sono d'accordo con voi. Nel momento in cui avete giustamente specificato che noi non uccidiamo nessuno perché la gente scappa, quindi anche Task Manager in teoria non è morta, no? No, assolutamente no, cioè, scappa, per sono sicuro al 100% è scappata. Per quanto l'abbiamo comunque combattuta, però non scappata, è morta, però qua muore, non c'è. Nessuno muore tranne quelli, credo, ghiacciati. Quindi, banalmente, io metto sul tavolo che mi aspetto di capire un po' meglio. Cioè, nel momento in cui arriviamo a gioco concluso, quindi neanche a fine capitolo 3, a gioco concluso, quando certo, ormai ha detto tutto quello che voleva dire, se arriviamo in fondo e non si è riusciti a capire meglio come funziona, allora lì diventa un difetto. È anche vero che ha messo delle basi, secondo me, ancora più difficili per il terzo capitolo, perché sei nel mondo della televisione, uno dei programmi. Come fai a portarti il programma fuori? Come funziona in quel caso lì? Allora, cioè, guarda, sta proprio complicando. Sta avvenendo una bellissima riflessione, secondo me, che non mi aspettavo di affrontare oggi, ma è strabella. Hai ragione, credo che, e lui secondo me ci sorprenderà, ma credo che Toby sia partito con l'idea degli oggetti, ma piano piano abbia deciso invece di digitalizzare la cosa, e ora sconti un pochino in questo momento l'aver... Naraki forgot. Sì, e l'aver quindi descritto con un livello di dettaglio forse troppo specifico il primo capitolo e il funzionamento del primo capitolo con gli oggetti che diventavano uno a uno i nemici. Questo qui è un po' un peso adesso, perché se vuole appunto astrarre, complicare, rendere meno tangibile ciò che poi genera la vita nel Dark World, diventa complicato gestire il trasporto di queste cose nello sgabuzzino della scuola. Come dici te, i programmi TV come li porta dal RAL 6? Propongono VHS e DVD. Ma stavano guardando la TV? Non, però stavano, appunto, guarda, stava, c'era Susy che faceva zapping col telecomando, cioè, quindi... Secondo me dovranno trovare il modo di... Cioè, dovrà trovare il modo Toby di ampliare la spiegazione riguardo gli oggetti. C'è ancora tempo. E sono assolutamente d'accordo con Misty Mist of Mysteries, che dice: stiamo parlando di rottura della quarta parete, i dettagli sono molto importanti. Concordo con te 100%. Cioè, io non voglio diventare pedante, ma banalmente è una delle cose più interessanti di questo gioco, il rapporto tra mondo vero e mondo Dark World. mondo vero e mondo finto, che vabbè, io dovrò... Ormai è un meme. Facciamo un emoticon per mondo vero, ah, okay, una vero. Per vero e una per finto. Sono d'accordo, sì, così mondo Pipo, mondo Max, mondo Franco, vero Max, mondo Franco, il vero Max, il falso Franco, il falso il finto Franco. Franco. Si fa, ragazzi, tanto c'è posto per l'emoticon. Abbiamo ancora 13 slot. Yes, sì. Vabbè, a parte questa parentesi, dicevo, è una delle cose più interessanti, perché la storia in sé del singolo mondo, interessantissima. Toby, secondo me, è uno sceneggiatore molto bravo, ma ha quel qualcosina in più proprio in questo tipo di dettagli. Tant'è vero che qual è la prima cosa che tutti quanti ci ricordiamo quando pensiamo a Undertale? Al discorso del salvataggio, al discorso del metagioco, carica, certo, no? Dello sfondamento. Ma della anche qui per parete. Me comunque Deltarune è identificato ed identificabile con il gioco che rende vivi gli oggetti. L'ho sempre vissuto, ve l'ho detto tante volte, un po' come un Toy Story digitale. Gli oggetti, i giocattoli diventano animati, diventano vivi, e allora che figo quando Rules Card, la carta delle regole dei giochi di carte, che figata.
Ecco, qui invece mi manca un po' il gancio con il mondo reale. Ma ragazzi, c'è tempo. Stiamo semplicemente sottolineando che non ci torna qualcosa. All'uscita del capitolo 2 scrive, non so come pronunciare il nickname, ha cambiato qualcosa sulla trama del primo, lo Shadow Crystal, questo lo vediamo adesso, il Servi Cristolto, quindi forse con il gioco completo e meccaniche chiare rivedrà queste cosette. È l'impressione che ho, capito? Sì, sì. L'impressione che ho è che il capitolo 1 è comprensibile. Bravissimo, assolutamente, che il capitolo 1 sia uscito dandoci oggi certe regole del mondo fisico finto cementificate nella nostra testa. E però poi queste regole cominciano a vacillare quando lui ha sviluppato la vera storia, l'ha comunque anche lui cementificata al lato creativo, e ci sono certi dettagli che cozzano fra loro. Ma secondo me nulla che non si possa risolvere. La mia riflessione, la nostra riflessione in questo momento però serviva semplicemente per, al solito, generare una discussione intra community. C'è un motivo per il quale questo tizio dovrebbe essere qui? Adesso leggo i vostri messaggi perché ce ne sono diversi e il punto di fare queste cose in live è proprio condividere. A noi però non vengono in mente. In questo momento si può andare solamente a tentoni, si può teorizzare, però non mi viene in mente un vero perché della differenziazione. Gianluca scrive: esistono due livelli di PG con cui vieni a contatto. I PG più sviluppati sono anche meno vincolati alla fontana, capaci di sopravvivere alla chiusura della fontana perché più vicini al livello di Jevil, ok, Spanton. E i PG più semplici, che sono vincolati estremamente alla fontana, tanto non potersi trasferire. Più sono vicini a un lucente e più sono resilienti. Guarda Gianluca, questa è una teoria che non trova un collegamento con una qualche prova che abbiamo trovato all'interno del nostro playthrough, ma non viene neanche smentita. Un'opera del genere, un'operazione del genere, sarebbe perfetta in capitolo 3 per toglierci ogni dubbio. Proprio una cosa del genere è ciò che io mi auspico che auspico che Toby Fox faccia nel terzo capitolo, uno spieghino minuscolo nel quale ci dice: guarda, sì, ci sono dei PG speciali, adesso ti faccio capire perché lui muore se la fontana si spegne, a meno che tu non l'abbia reclutato, e invece l'altro a prescindere riesce a seguirti. Basterebbe questo. Basterebbe questo. Il punto è che attualmente, nonostante il recruitment, Toby Fox ci fa spostare fisicamente gli oggetti dalla stanza dei giocattoli della scuola allo sgabuzzino di Nostan. Il recruitment è dopo, però. Ah, è dopo? Sì. Ah, ok. Non ricordavo, perdonami. Però dicevano che anche alla fine della visita nel Cyberworld hai comunque la linea di dialogo, hai raccolto tutto. Io questa cosa naturalmente non me la ricordo. Quando vai via dal Cyberworld, nel senso quando esci dalla stanza della biblioteca? Ho visto Marcolino che lo scriveva diverse volte. Però quindi... che hai raccolto qui? E c'è il problema dell'intangibilità di cui parlavi esatto, tu prima. Esatto, c'è il problema del... Per hai raccolto sta intendendo il, a questo punto, diciamo, PC portatile... in cui dentro c'è il sistema operativo che sarebbe la Queen. Lì. Rimane sul tavolo. Non è che te lo metti in tasca. Beh, io ho sempre immaginato che fossero tipo dentro la sala dei server. Ok. Però se prendi il PC, che sia pacifist o no, i file ci sono. Ok, fantastico. E io continuo ad avere sempre lo stesso dubbio. E allora, per quale motivo esiste una neutral? Ha preso il computer. Secondo voi quindi ha preso proprio il computer, il portatile della biblioteca? Ma non era quello della biblioteca? Cioè perché dovrebbe aver preso il computer della biblioteca? Ho capito cosa state dicendo. Voi pensate che abbia letteralmente preso tutto il portatile, ma quindi ha rubato il portatile della biblioteca, che è l'unico funzionante per portarlo a scuola? Ce lo dice esplicitamente o è una vostra supposizione? No, no, non era un portatile suo, ragazzi. Non è venuto con un portatile, Chris. La Queen, secondo noi, è il sistema operativo del computer. Ma ci può stare che sia il sistema operativo del portatile? Dice che ha preso ciò che c'era nella stanza. Ora, mi date un attimo. Sono curioso a questo punto. Mi guardo un attimo. No, non vedi cosa prende perché non puoi più rientrare, vero? Se non mi sbaglio. Deltarune Chapter 2 Ending. Vediamo un attimo. Full spoilers. No, vediamo.
Ora branding trovo ovviamente solo la parte. Eccolo, aspetta, forse qui l'ho trovato. Sì, sì, tu vedi la stanza, poi c'è scritto prendi tutto e sei bloccato fuori. Quindi volendo tornare a fare un check per vedere se il portatile lì, non puoi. Puoi. Ci sono arrivato, ragazzi. Sì, before you left, you gathered up everything in the room. Ok. Allora davvero l'unica spiegazione è che lui abbia preso il portatile e lo abbia portato qua. E lo abbia portato qui. Ora, visto che tutti quanti gli altri computer sono completamente imbananati, il task manager in teoria è il task manager del portatile, quindi dovremmo arrivare a dire che lui porta il portatile, Chris, dentro, ma siccome alcuni li abbiamo fatti scappare combattendoli, chi è scappato non si materializza anche se il portatile è qui. Anche se il task manager è comunque dentro il computer. Gli altri, in quanto non combattuti, non si sono spaventati e quindi si materializzano. Che ne dite? Questa è la mia unica spiegazione. Porta il portatile, a questo punto prende proprio il portatile, lo porta nel Dark World, ma i programmi che si sono spaventati durante la run non si materializzano. Il maggiordomo, il Paint, in quanto non ha avuto un'interazione violenta con noi, compare. Tutti gli altri invece che sono stati terrorizzati, sempre presenti dentro il portatile, non compaiono. E buona, non so come altro risolverla. Questa cosa dipende da ciò che succede alla versione reale dei vari NPC e nemici quando li combatti. Chiaro, non sappiamo cosa succede per esempio a un virus ghiacciato. Si perde anche nel mondo reale, questo non lo sappiamo. Anche io l'ho vista così, ma non solo. Tiratina, ma non è... Allora, è tiratina, ragazzi, perché è un cazzo di portatile, ok? E laddove nel primo capitolo tu vedi fisicamente Chris che si mette in testa tutti quanti gli oggetti e li porta nello sgabuzzino, qui devi ipotizzare portatile. E soprattutto Chris che esce col portatile della biblioteca in mano e lo porta a scuola e nessuno dice niente durante il tragitto. Cosa vuol dire copiare i setup? Se invece avessimo copiato i setup dei programmi... I setup intende proprio i setup, cioè gli installer. Sì. È ancora più tirata. È ancora più tirata. Meglio il portatile a questo punto, con la scusa del graficamente non te lo volevo far vedere, ma in realtà ce l'hai in mano. Però nella Pacifist non li spaventi. Avete ragione. Allora aspetta, Nesco. Cioè nella Pacifist intendevi dire nella Neutral. Allora mi correggo. I personaggi... Sta Neutral rompe proprio i coglioni, perché a quel punto deve diventare i personaggi con la meccanica del recruit. Perché io ti brava, perché io ti direi i personaggi che non hai del tutto convinto non ti seguono e non si materializzano, ma allora perché hai convinto il maggiordomo con il quale hai parlato zero volte? Beh, sai, il maggiordomo dici bene perché segue la Queen. Però allora dando, perché però... nella Neutral non vengono? Perché sono spaventati se non gli fai del male? Perché è neutral? Secondo me siamo un po' nel confine tra loro e gameplay, ma come diceva Misty Mist of Mysteries, è difficile starci con piacere perché è un metagioco. Scrive anche Wostaken, ma se il recipiente di Noss ha il potere di aprire fontane, credo che Noss scelga proprio questo recipiente, magari esattamente per il potere di far convergere la gente nella fontana di Viral 6. Ovviamente se li sconfiggiamo è perché non vogliamo che entrino da Ral 6. Adesso la domanda, perché proprio Ral 6? E questo magari ci verrà detto quando scopriremo qualcosa nel rapporto tra Ral 6 e Chris. Ma guarda, anche Wostaken, abbiamo già affrontato questa discussione e siamo assolutamente convinti di quello che dici tu, in un senso o nell'altro. Sì. Cioè nella Neutral chi recluti viene e chi non recluti no. Sì, appunto, però c'è appunto questa neutralità, e quello è il punto, Marcolino, nel senso che non spaventi nessuno. Allora qual è la differenza tra chi semplicemente non recluti abbastanza, capitemi, e il maggiordomo con il quale banalmente parli? È davvero per forza gameplay. È davvero per forza gameplay. Ragazzi, secondo me non cioè, dico che serve. È un gratificare chi effettivamente si fa tutti quanti gli scontri puntando al Mercy, perché così almeno poi può fare il recruit, e chi invece comunque non li voleva ammazzare e quindi li evita e basta e non si mette a reclutarli.
Addirittura qui Tiferet Haki scrive un'altra cosa che chiaramente è una sua supposizione e per me un'altra via di Toby Fox possibile e percorribile. Per me semplicemente il recruit non è un non portare gli oggetti da una fontana all'altra, ma strettamente legato a Nostown. Mi spiego. Okay. Io faccio una pacifist, tutti i Darkener entrano a Nostown, tranne Mister Società che se ne va da qualche altra parte per i fatti suoi. In una neutral i Darkener si entrano nella fontana, ma vivranno fuori da Nostown, nel gigantesco mondo che abbiamo esplorato con gli occhi al di fuori di Nostown. È un'altra spiegazione che però è inventata da te ora. Non osta a niente, ma è inventata da te ora. Il mondo con gli occhi era oltre l'ingresso, la porta? Oltre la porta dello sgabuzzo. No, no, oltre, oltre. Era tutto buio, c'erano i fogli a terra, loro quindi cascano di sotto. Abbiamo Cadi a Nostown, poi hai il cortiletto col manichino, poi hai la porta, superi la porta, il mondo con gli occhi e poi il Fields of Open Lips. No, allora, mondo con gli occhi, Nostown, manichino, porta Fields of Open Lips. Tu cadi nel mondo con gli occhi. Sì. E poi arrivi a Nostown. Sì. E poi dopo Nostown manichino, dopo manichino porta, dopo porta Field of Hopes and Dreams. Ok. Allora in realtà ci può stare. Cosa? Che stiano fuori? Io mi ricordavo che fosse oltre la porta, quindi ormai lo davo per spacciato anche il mondo con gli occhi, ma ovviamente mi ricordavo male. Sì, sì, sì. E ok. Ragazzi, ora non perderei altro tempo, però sono tutte belle interpretazioni quelle sì, che sì, abbiamo e avete dato. Secondo me sarebbe figo che Toby ne scegliesse una, anche sì, una alla quale non abbiamo pensato. Ma l'importante è semplicemente avere una versione, che sia una e che vada a essere coerente con quello che sarà poi il prodotto finale, non necessariamente con quello che abbiamo visto, perché comunque nel momento in cui lui chiude il gioco, finisce di fare i capitoli e decide che per farli tornare a modo con l'idea che gli è venuta deve retconnare qualcosa nel primo o nel secondo capitolo, ben venga che lo faccia, insomma. Certo. Non essendo un gioco che esce tutto insieme, ma che esce a capitoli su uno span di non si saprà quanti anni, è più che comprensibile che cambi idea. È un po' però la mia paura, sai? La mia paura è che il prodotto venga fuori poi disomogeneo, proprio perché uscirà a tanti anni di distanza il primo capitolo dall'ultimo, e quindi finiremo per valutarlo a capitoli e non come opera d'insieme. È la mia paura. Spero che Toby, in quanto non solo professionista ma proprio eccellenza dello sviluppo videoludico mondiale, ci sorprenda e riesca a gestire un progetto sviluppato in anni. Sapete perché lo dico? Perché penso a noi. Pensate al primo Poké Mitologia e all'ultimo, e non c'entrano un cazzo, ragazzi. Non andare allo shop, ti ho già visto lì, ma non no. Non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, sono semplicemente dei video che hanno lo stesso argomento, ma il modo in cui vengono scritti, interpretati e girati è veramente così diverso che solo il nome e l'argomento sono i fili rossi appunto tra l'uno e l'altro progetto, primo Poké Mitologia e l'ultimo pubblicato. Quindi spero davvero che lui riesca a tenere in piedi un'idea che, essendo figlia di vari anni diversi, avrà anche influenze e concept differenti al suo interno. Disomogeneo non credo, magari una volta uscito regolerà tutto per sì bene. Ma è quello che dicevo prima, sì, cioè sì, quando avrà poi in mano i capitoli finali, a quel punto se dovrà aggiustare magari qualche dialogo o modificare qualcosa nei capitoli già usciti, che lo faccia. Cioè meglio pacciare le cose già uscite in modo da avere comunque il prodotto finale tutto quanto coerente. Chiaro. Piuttosto che non farlo per paura di magari modificare cose. Vai a vedere Malius. Chi è Malius? Il bakery dog. Grazie Carcelon della sub, ragazzi, meno 41 a festeggiare le 6.000 sub intanto. Il martellone, quindi nella bakery. Comunque, errore nostro anche quello di non ricordare ogni volta che lui gatera Chris gli oggetti. Sì. Nel senso, diamo anche noi più attenzione, mi faccio un'autosculacciata, a quella linea di dialogo, perché sarà importante, soprattutto la volta prossima, per capire il programma, come può essere portato da una stanza all'altra. Quindi diciamo che fare queste riflessioni ci serve anche per capire se noi, io e Chiara in primis, abbiamo dato meno attenzione a un dettaglio di quanto necessario o troppa. Allora, qua dicevano che sostanzialmente non c'è niente di nuovo, ma adesso possiamo vedere gli oggetti sapendo quali sono le richieste.
giusto. Cioè i materiali richiesti prima non li potevamo riconoscere. Tipo vedi il Thorn Ring. Col Pure Crystal. Il Thorn Ring è di... Quello di Noelle, è quello che le serve per fare la Snowgrave. E tu in teoria glielo potresti togliere prima di farla andare via? Per creare la Twisted Sword? Non penso. Il che teoricamente significa che lo recuperi poi. Tra l'altro il Pure Crystal non lo abbiamo. Cos'è un Pure Crystal, ragazzi? Io ho dovuto abortire una Snowgrave per tenermelo, vedi, puoi farlo. Cazzo però. Questo significa quindi che la spada Twisted, che in realtà probabilmente dal nome sembra una spada estremamente forte, non puoi usarla nella Genocide, perché se ti incanali Genocide il Thorn Ring rimane con lei, perché il Thorn Ring lo deve usare contro la fight, cioè nella fight contro Birdly. Devi iniziare la Snowgrave e poi non uccidere con Snowgrave Birdly. Puoi toglierlo, ma non puoi fare più la Snowgrave. E quindi il Pure Crystal sembra essere un Dark Crystal purificato, ma non lo abbiamo ancora, corretto ragazzi, non lo abbiamo mai trovato. Magari mi sa di qualcosa che il gatto riesce a purificare nel corso dei capitoli. Tipo, ti ricordi quello di Jevil? L'ho purificato, tieni. Qui, Shotbow Tight, Tension Beat. Che è quello se che... glielo toglie non puoi usare Snowgrave perché castarlo costerebbe 200 TP. Grazie ragazzi. Quella spada come la fai? Devi abortire la Snowgrave? Devi recuperarla in futuro? Secondo me devi abortire la Snowgrave. Cioè è una roba del tipo: hai compreso che puoi fare le run bastarde pazze sgravate, puoi scegliere di tenerti il Thorn Ring, non farla ora per incanalarti Genocide in capitolo 3. Cosa che secondo me è comunque possibile. Twisted alla fine è malata, è perverso. Perverso, brava, sì. Cioè è proprio malvagio in senso quasi patologico, no? Twisted, quindi molto... Lo puoi anche usare per manipolatore, manipolatore, no? Sì, 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 sì. E quindi Nos, la spada di Nos. E quindi ci sì, sta sì, che sì, te sì, incanali una Snowgrave e poi comunque non neanche la porti in fondo, perché in realtà la stai usando come mezzo per ottenere quell'oggetto e poi farti la spada, ci sta. Oppure Noel torna, però... Certo. Però, se posso essere sincero, in questa route, cioè dopo questa route, non sento il bisogno di un ritorno di Noelle nel Dark World. Per me lei ha dato tutto qui. Si è raccontata, ha raccontato il suo dolore per la perdita di Des, la sua mancanza di sicurezza, la sua soggezione quindi a Chris, in ultimo il suo mental breakdown e la voglia di cancellare tutto il vissuto nel Dark World con "era un sogno". Non sento il bisogno di Noelle, il che non significa che non mi sia piaciuta come personaggio, al contrario. Invece. Tu senti il bisogno del ritorno tantissimo di Noelle? Io per niente. Io in entrambe le route. Grazie Jari. Vorrei vederla di nuovo. Di nuovo. Qua. Cioè, potrei accettare di non vederla di nuovo qua nel momento in cui ha abbastanza spazio nel Light World. Ah, è quello, io lo do abbastanza per scontato, perché c'è la mamma da raccontare ancora. Ah, mamma, voglio sapere come va avanti col padre, voglio capire se il padre e Tori l'avevano una tresca. Io ti parlo proprio del Dark World. Io ti parlo proprio del Dark World. Io in questa route non sento il bisogno di riportarla in un mondo che l'ha fatta soffrire. Io non ho avuto abbastanza dettagli su Des, ed è una cosa che potrebbe essere comunque approfondita anche nel Dark World. Approfondita nel Dark World. È vero. Quindi... Però, sai, nella prima sempre ti direi io. Nella prima Noelle ha avuto un'esperienza positiva del Dark World, quindi vorrà tornare assolutamente, perché anzi nella prima si crea proprio quel "che bella esperienza, che bei ricordi, torno indietro e riviviamo la tresca con Susie che abbiamo paura di affrontare nel mondo vero, invece nel sogno io sono più libera di essere me stessa, un po' più sicura di me, ma al contempo non devo affrontare il fatto che qui ci ho ucciso Birdly, cazzo". E invece di qua sentirei riportare Noelle qui anche come il farla soffrire di nuovo. Quindi non so, cioè in realtà capisco la tua idea e capisco che si possa avere curiosità di rivederla, ma personalmente mio gusto proprio soggettivo non la vorrei riportare in questo inferno. Io invece me l'aspetto, anche perché letteralmente questa visita nel Dark World si conclude solo grazie a Chris che la fa arrivare a far fuori Spanton. E quindi io mi aspetto che Chris la evochi di nuovo e che lei, certo, arrivi. E da lì mi aspetto anche che si approfondisca in maniera interessante, che io non posso prevedere in questo momento, il fatto che lei si è voluta allontanare da Chris, ma poi comunque ha risposto alla sua chiamata. Questa per me è una cosa
assolutamente interessante da approfondire. Cioè, voglio capire perché, cosa è successo, quindi come funziona il fatto che lei ha deciso di andarsene, si è chiusa nella sua stanza dentro il castello della Queen, però ma Chris poi sussurra il suo nome e lei arriva e ammazza Spanto. Oddio, grazie intanto a Gaetanino. Mi sta piacendo questa live perché ci stiamo proprio in realtà scambiando le opinioni alla fine del gioco. Il gioco sta diventando uno sfondo per la discussione intra community e tra me e te su quello che è successo praticamente in 3 mesi, 2 mesi che abbiamo dedicato a questa run. In realtà da questa tua ultima frase hai scaturito in me un po' di voglia di vedere Noelle anche in Genocide, semplicemente perché mi hai fatto pensare... Forse Noelle però un po' ci gode a essere soverchiante nel Darkhold. Sì, non Chris, ma noi, perdonatemi. Sì, ovviamente Nos e non Chris. In ogni caso, il punto è, ascolta l'ordine, avverte l'ordine d'esecuzione e lo compie, lo porta a termine. Quindi, oddio, da questo punto di vista mi verrebbe da dire... Magari vorrei rivedere Noelle, ma non come personaggio che evolve la sua trama di Death, della mamma. Esatto, ma questo tipo di... Ma come soldato di Nos. Cioè, in realtà, l'ultimo pezzo della fight di Spamton ti mette le fondamenta per un sacco di sviluppi diversi di questo arco narrativo. Perché allora puoi avere Noelle che, come hai detto all'inizio, un po' sotto sotto ci gode a... usare i suoi poteri, e quantomeno vedere che cresce, che migliora. Quando ha la possibilità di usarli, cede alla tentazione, arriva e li usa. D'altro canto potrebbe venire fuori invece un rapporto molto più pesante di Nos nei confronti di Noelle, e quindi lei non può evitare di presentarsi quando Nos la chiama. Laddove Susie e Ralsei vengono chiamati, non si presentano, non rispondono. Quando Nos dice ehi, Noelle arriva, Noelle arriva. E quello la puoi approfondire in un sacco di modi, con lei che magari si vuole ribellare ma non ci riesce. Perché ormai è già troppo entrato dentro la sua testa, Nos. Capito. Con magari lei che si vuole ribellare e non ci riesce, Susie che lo capisce e vuole aiutarla. Cioè, ci sono un sacco di possibili diramazioni. Posso farvi una domanda? Perdonatemi, ormai mi sto inscimmiando brutto con questo discorso di Noelle. Perché forse l'ho sottovalutato troppo nell'ultima puntata. Ma ora tu l'hai ritirato fuori e mi si stanno aprendo 100.000 porte del chakra. Ma il fatto che tu abbia chiamato Noelle... Mm-hmm. Senza passare da Chris, vuol dire che Nos è contagioso. E che quello che sta facendo con Chris ora lo sta facendo con Noelle. Però da dentro il corpo di Chris. Questa è una cosa importante in realtà. Capito? Cioè, un altro possibile sviluppo che mette le basi lì. Quindi io mi aspetto molto di vedere Noelle e mi aspetto anche che mi stupisca quello che andremo a vedere. Cioè, che non succeda niente di tutto quello che ho detto fino adesso, ma qualcos'altro. In realtà credo proprio che Nos abbandoni Chris. Infatti noi vediamo tutto buio. In teoria Chris è comunque il nostro punto di vista all'interno del gioco. Oppure no? No, perché noi possiamo poi shiftare da Susie. No? Fammi recuperare un attimo quello che sta scrivendo Marcolino, così smette di spammarlo. Se si proverà a equipare il Thorn Ring a Susie, ella dirà che è uno strumento di tortura. Ralsei invece non vorrà commentare. La spada, editando i save, si scopre avere l'abilità trance, la stessa del Thorn Ring, e la trance in cui pare andare quando le dice di castare la Snowgrave. Grazie Marcolino, grandi bei trivia. Il nostro punto di vista è il cuore di Chris, cioè, vabbè, Nos, cioè la soul di Nos. Per me il corpo di Nos deve essere Delta. E di questo ne avevamo già parlato quando tiriamo fuori la roba del bunker. Ma la mia domanda è, perdonatemi, noi controlliamo mai Susie? Cioè, ci muoviamo mai come Susie? Sì, se non sbaglio, sia in questo capitolo che in quello precedente, il precedente nelle prigioni e qui in camera di Noelle, corretto? Muoversi è non vedere lei, muoversi. Se non sbaglio, noi ci muoviamo con il corpo di Susie. No, la vediamo e basta. Non abbiamo mai esplorato. Se non la muovi non conta. Sì, la muovi te. Ci fai pure un puzzle. Anche
anche a me pareva che di muoverla, Marcolino. Però vedo la chat in realtà frammentata. L'aspettiamo. Muoversi no, le dici dove andare. Noi non la controlliamo mai con le frecce, questa è la mia domanda. Non ricordo se la controlliamo con le frecce o no. Se le dici dove andare non conta. No, non la controlliamo, ok. E allora vuol dire che quel rapporto con Susie, cioè tra Susie e Nos, è lo stesso che adesso intercorre anche tra Nos e Noel. Cioè, Noel si fida della voce che sente, esattamente come Susie si fida della voce che sente quando risolve il puzzle. Proprio perché Nos è contagioso, non può uscire dal corpo di Chris e ficcarsi nel corpo di qualcun altro, ma può diventare talmente forte da farsi sentire. Può farsi sentire da chi sta attorno a Chris. Forse da un certo punto di vista potremmo dire da chi riesce a ottenere dei risultati grazie a lui. Perché Susie vuole risolvere il puzzle, perché vuole ritrovare Lancer e quindi si fida di quella voce e quindi la ascolta in momento di difficoltà. Noel stessa cosa. Non sa Chris come vessillo, ma può uscire e consigliare. Io non credo che esca Marcolino, ma è solo un'immagine mentale mia. Per me è proprio la forza, si fa sentire in qualche modo. Susie non sente la voce, l'unica volta che la sente è perché si è separati da solo un muro. Sei sicuro, Multiface, che non senta la voce? Ricordavo un dialogo proprio in capitolo 1, in tal senso. Di lei che sentiva una voce e noi che non capivamo come fosse possibile perché erano dentro le celle, Ral 6 e Chris. Susie, non la controlliamo con le frecce. No, no, qui ci siamo arrivati, ragazzi. È proprio il motivo per il quale non sono partito con questo discorso senza sincerarmi che non la controllassimo con le frecce. Perché se l'avessimo controllata con le frecce sarebbe stata un'altra cosa e sarebbe stato un allora non può uscire e fare robe. No, ma ha senso controllare con i movimenti, si può fare solo se la sola è dentro il vessel. Esatto, esatto, è lì che stavo arrivando, o meglio, ci sono già arrivato. In realtà l'impressione di sentire la voce di Chris, però. E qui secondo me ci sta, perché alla fine io me lo immagino Nos un po' con la voce di Chris, lo sta comunque possedendo. Quindi anche se siamo noi, gli altri ci avvertono come Chris, perché in qualche modo siamo legati a lui. Che fisicità ha Nos? Nessuna, se perché non siamo quella qui. Di Chris. È capito? Quindi ci sta che la nostra voce in quel mondo sia la voce di Chris, o simile alla voce di Chris, o è una questione di odori animaleschi, no? Sai di Chris perché sei dentro Chris. Anche la Noelle la confonde nel capitolo 2. Tu le dici di andare a sinistra, lei va a sinistra a caso. Tu le dici di andare a destra, lei va a sinistra a caso nelle celle. Quindi lei non ti sente? Dovremmo ricontrollarle queste cose, raga. Ricordiamoci di ricontrollare allora come funziona la possessione in capitolo 1 insieme allora, ai vari non video. Entrare. Dove vado? Non entrare. Non entrare. Sono fermo. Ok. Allora, questo è da leggere. A partire dalla 1.06 di Deltarune, gli Shadow Crystal sono diventati effettivamente oggetti di gioco droppabili. Questo vale sia per il capitolo 1 che per il capitolo 2. Mm-hmm. Quando ai tempi giocaste al capitolo 1, infatti, non erano contemplati e quindi non avete potuto ottenere interazioni con lo Shadow Crystal di Jevil. Quando invece avete iniziato il capitolo 2, eravate nella 1.0 e quindi mostrando l'equipe di Jevil al gatto vi ha automaticamente contato lui lo Shadow Crystal. Giusto. Insomma, il cristallo di Jevil non l'avete mai avuto per motivi di versioni di gioco e aggiornamenti vari. Per ottenerlo dovreste rigiocarvi il capitolo 1. Quindi, per evitare, vi abbiamo messo nello screen il testo che appare nel momento in cui usi lo Shadow Crystal di Jevil nel capitolo 1, non a Nostown. Le interazioni sono queste qua. Usando lo Shadow Crystal, Chris può vedere qualcosa di relativo al tema del Dark World di quel capitolo. Ok. Questo effetto passa velocemente e non è ripetibile. Nel capitolo 1 c'è scritto che Chris vede dei giocattoli abbandonati sul pavimento. Ok, nel capitolo 2? Discorso diverso avete vissuto con Spamton. Lui ha droppato subito lo Shadow Crystal e lo avete anche usato nel corso del capitolo dentro la Cyber Corretto. City.
ma essendo passati 2 mesi, se volete rinfrescarvi la memoria, nello screen qui sopra c'è scritto cosa dice se utilizzato. Sì, grazie. Nel capitolo 2 Chris vede il laboratorio del computer dalla libreria. Quindi praticamente lo Shadow Crystal mostra il Light World. Mostra, esatto, l'equivalente del Light World. Il tema del Light World sulla cui base è fatto. È una lente. Il Dark World, sì. È una lente, un portale per certi versi. Ho letto troppo veloce? No, no. Sono confuso. No, penso per la natura dell'oggetto. Okay. Ma era abbastanza chiaro. Ok. Ok. Il cristallo che avete adesso è quello di Spamton e non funziona a Nostown perché a Nostown, non nel Cyberworld. Quindi anche quello di Jevil avrebbe funzionato. Quindi okay, i cristalli funzionano soltanto nel Dark World di riferimento. Ormai è tardi. Esatto. Ma non c'è mai stata la possibilità, perché comunque sconfitto Spamton il Cyberworld si chiude, fine. Sì, 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 va bene. Però dalla prossima volta ricordiamoci di usare lo Shadow Crystal del capitolo 3 nel mondo del capitolo 3. Allora, poi c'è scritto: non date il cristallo al gatto per nessuna ragione al mondo, in caps e in grassetto. Ok. Per capire il perché, guardate il prossimo punto della guida dopo aver speculato. Ok. Quindi, se vuoi speculare su questa cosa. Sullo Shadow Crystal? Sì. No, cioè, sullo Shadow Crystal, grazie Cesco a Chuck che si abbona per il 30° mese, meno 37 al sub goal, o meglio, alle 6.000. Non ho molto da dire sullo Shadow Crystal, se non che è una lente. Una lente che dà nel Dark World, perché come vi ho detto... Mi piaceva chi ha scritto che è uno spioncino. Come? Mi piaceva Gianluca che dice che è uno spioncino di una porta. Sono d'accordo, e tra l'altro, ve lo ricordate cosa vi ho detto in una delle ultime live? Non sono più convinto che ci sia un sopra e un sotto nel Dark World, ma sono due immagini che si sovrappongono... Alla Twin Peaks. E quindi, vibrano a vibrazioni diverse. Quindi in realtà lo Shadow Crystal ti permette di vedere il laboratorio perché tu sei nel laboratorio. Semplicemente lo Shadow Crystal è lo specchio della verità. Mm-hmm. E se tu probabilmente lo tieni così, vedi davanti a te quello che veramente in quel punto spaziale è presente nel mondo lucente. Mm-hmm. Quindi ecco perché un computer, ecco perché un giocattolo a terra. Lui magari stava guardando per terra Chris mentre orientava il cristallo e quindi vede il giocattolo. In realtà non abbiamo mai abbandonato davvero lo sgabuzzino, non siamo mai veramente caduti di sotto. Sono due mondi semplicemente sovrapposti e che viviamo in un senso o nell'altro grazie all'abisso, alla fontana, eccetera eccetera. Però appunto il cristallo è una lente. Tu ce l'hai ancora? In teoria questo significa che nel mondo lucente, usando il cristallo, dovresti vedere nero. In teoria. O qualcosa del genere. Dovresti vedere roba strana dentro. Facciamo. Allora. Glass. Lo Shadow Crystal in tasca di Chris nell'Overworld non entra a far parte della Ball of Junk, ma diventa Glass. Lo vedo. Usandolo si può avere un'interazione unica, non ripetibile, che cambia in base a essere con Susie o essere da solo. E le posso fare entrambe? Unica, non ripetibile. Ah, unica, no, scusami. Pensavo unica, non ripetibile per... No. Devi scegliere. Io ho sotto mano tutti gli screen. Facciamo quella con Susie. Quindi e leggiamo l'altra. Quindi puoi scegliere quale effettivamente fare a video e quale altra leggere. Quindi anche io direi facciamo quella con Susie. Glitchiamo Deltarune. Guardi all'interno del cristallo, del vetro. Scusatemi, non ho tradotto. Dice, per allora, uno strano motivo... Allora, guardi attraverso il vetro. Guardi attraverso il vetro e ti sembra di vedere Susie per un breve che momento. Per un breve momento ti sta guardando in maniera molto fredda. Ma quando hai spostato il vetro, vedi lei che ti sta mandando a fanculo e sta ridendo. Io non capisco. Non è più ripetibile, immagino. No. Io credo che sia... Oddio, in realtà non so cosa pensare. Da una parte, credo che in realtà non sia successo un cazzo.
Vuoi sapere cosa succede se lo leggi da solo? Un attimo, finisco. Ok. Credo che non sia successo un cazzo e che entrambe le cose siano davvero accadute solo in questo mondo. Cioè lui guardava il cristallo e Susie faceva la buffona. Una volta tolto il cristallo, lei stava facendo la pernacchia. Credo che esatto sia un prank e non abbia dunque alcun funzionamento il cristallo nel mondo reale. Allora, intanto presa Marcolino che dice: ho spindrannato la Snowgrave per fare gli screen. Il 90% della community mondiale non sa che l'interazione cambia se lo usi senza Susie. Su YouTube e o le wiki non citano minimamente l'interazione senza. Io ai tempi rigiocai il gioco solo per vedere se cambiasse e Toby mi ha soddisfatto. Marcolino Pog. E vuoi sapere come cambia? Sì. Usi il glass Susie. Da solo. C'è un'unica linea di dialogo che dice: hai pensato di aver visto attraverso la tua mano? Hai avuto l'impressione di vedere attraverso la tua mano. Ok. Quindi questo significa che lui vede veramente Susie che fa l'imbecille qui. Ma perché il cristallo rende trasparente. Ma lui inizialmente la vede che lo guarda in maniera molto fredda. Cosa vuoi dire con questo? Che probabilmente sta vedendo una versione di Susie diversa da quella reale. E questo ok, però pensavo fosse semplicemente un prank, perché qual è la Susie fredda? Una Susie che deve ancora arrivare? Vede nel futuro con il cristallo, però qui nel secondo dialogo dice palesemente: hai pensato di aver visto attraverso la tua mano. Quindi a me torna il fatto che, avendo Susie davanti, lui ha il cristallo in mano, ma vede Susie, e in realtà Susie sta semplicemente guardando che cazzo sta facendo Chris la prima volta, ma siccome è trasparente, Chris vede la faccia di Susie in entrambi i casi. Però che cosa vuol dire hai visto attraverso la tua mano? Che è trasparente, che il cristallo rende trasparente ciò che tocca. Sennò come fai a vedere attraverso la tua mano? Mi sembrava tu avessi un'idea, nel senso, riguardo questa cosa, che forse non era la mia, o ho capito male. No, ok. Potrebbe essere la Susie che non ha fatto amicizia con Chris. Però ragazzi, come vi spiegate sta cosa che il cristallo diventa trasparente in mano di Chris e basta? Che io sono d'accordo con Marconi che dice: la cosa è, Dark Crystal ti fa vedere Light World dai mondi delle fontane, il Glass ti fa vedere una volta Susie incazzata e un'altra volta attraverso la tua mano. Come sono collegate queste cose? Non ne ho la più pallida idea. Però è interessante, cioè molto più interessante che semplicemente dire: ah vabbè, te stavi guardando dentro una biglia di vetro e giustamente Susie ti guarda e ti fa: coglione, cosa fai? E finisce lì, che era la strada su cui eri lanciatissimo all'inizio. No, certo, è ovvio che ci sia qualcosa di diverso. All'inizio semplicemente a me faceva sorridere il fatto che te avevi dato, giustamente, perché questo si poteva evincere, avevi dato per scontato che fosse una biglia e basta. Però evidentemente non è così. Allora, ci ragioniamo un secondo tutti insieme? Sì, glaring è guardare con sguardo minaccioso. Glaring, sì, glare è bagliore in Pokémon, quella che paralizza, è lo sguardo del serpente. Glaring at you coldly significa che ti scruta in maniera fredda. Sta guardando in maniera molto distaccata. Sì. E sta guardando male, tendenzialmente. Allora, rileggiamo un attimo anche quello del party, cioè di Susie in party. A un certo punto, per un breve momento, ti sembra di vedere Susie che ti osserva in maniera molto fredda, ti scruta in maniera molto fredda, ma quando sposti il vetro, perché c'è scritto when you moved the glass away, vedi lei che ti guarda, ti sorride e ti manda a fare in culo. Grazie. Sì, te la devi Super immaginare. Hai mai usato i prismi? Sì, per guardare la luce, no? Quando te usi un prisma per guardare la luce, perché così ti fa tutto il calidoscopio di colore, no? Susie, e poi lo sposti e vedi effettivamente quello che è. Susie, io ce la vedo a fare la cogliona in una cosa del genere. Quindi lui fa così e lei fa. E poi. Cioè, ce la vedo a fare un prank del genere. Mi confonde dopo, quando lui ci dice che questa cosa è trasparente, perché a seconda di come interpreti fisicamente questo guardare attraverso il vetro,
cambia la mia di interpretazione, perché se è così non ha senso quello che vi dico sulla mano. Sì, sì. Se invece è così, ce l'ha in mano, lui vede banalmente Susie perché la mano gli si buca, perché il cristallo buca ciò che tocca. Mm-hmm. Però, come dice Marcolino, qual è il collegamento tra il cristallo nel Dark World, che dà una finestra sul mondo parallelo, comunque speculare, e invece un mondo che non dà su niente? Carina anche questa. Gianluca scrive: se il glass ti facesse vedere l'anima dei lucenti, e Chris non la ha perché è un vessel e quindi è trasparente. Molto bella questa interpretazione, perché ci permetterebbe di dire che l'anima del Dark World è la stanza che lo genera. Forse è una bella più che l'anima, perché non so se possiamo parlare correttamente di soul. Utilizzare l'anima in questo gioco è un concetto un po' particolare. Mi verrebbe da dire: vedi il nucleo di ciò che stai osservando. Quindi, rivolgendola contro Susie, vedi l'essenza di Susie. Esatto, la parte, esatto, la parte irremovibile di Susie, mm-hmm, ciò che la definisce. Il fatto che comunque è una ragazzina che ha avuto tante difficoltà a relazionarsi con gli altri, e quindi... Sì, sì, Gianluca dice che intendeva Ok, quello. Intendevi questo, allora ok. Recupero un attimo anche gli altri messaggi, perché sennò rimaniamo indietrissimo. Ale scrive: ti fa vedere il mondo come se Chris non esistesse, come se, facendo uno step back, Chris stesso non esistesse, perché è composto solo di Nos. Tu guardi il mondo in quel punto con Susie, che senza Chris torna fredda e cattiva. Chris, se guarda il mondo senza se stesso, non vede semplicemente nulla. Anche questa è molto carina. È molto carina, ma mi piace più l'altra. Grazie intanto a Tatsuchan90 che si abbona per la prima volta. Benvenuto. Sai perché? Perché l'altra interpretazione, quella di Gianluca, è più capace di spiegare anche il funzionamento del cristallo nel Dark World. E non solo, è anche capace di... Anche questo. Perché? Perché nel momento in cui è Chris a aprire le fontane, se Chris non apre le fontane, i giocattoli sono solo giocattoli, non esiste il Dark World. Quindi tu, guardandoli attraverso la biglia, vedi effettivamente solo il laboratorio del computer o solo i giocattoli per terra. Ok, ho capito, ho capito. Torna ho anche capito. Con sì, in realtà tornerebbe anche con questa interpretazione. Però non tornerebbe con una cosa, secondo me. Il fatto che i cristalli in teoria sono in possesso dei boss. Ah, su questo non ho ancora cominciato a ragionarci. I cristalli noi li droppiamo dai boss. Sono ciò che fa impazzire i boss. Legarli a Chris significherebbe che in realtà i tizi impazziscono in primis perché Chris ha fatto cose, ma in realtà la pazzia di questi personaggi sembra molto precedente alle azioni di Chris nel Dark World, soprattutto nel caso di Spanton. E quindi in realtà senso che i cristalli siano solo delle lenti che fanno vedere nell'anima delle cose, mm-hmm, create da Gianni, che un tempo ha fatto impazzire Jevil, Spanton, ha dato queste lenti che scrutano nell'anima e hanno rivelato a questi personaggi: zii, il tuo mondo in realtà è una stanza. E loro: ho visto il filo che mi teneva attaccato al paradiso, perché in realtà dal cristallo osservava il mondo vero. Carino questo. Quindi Ale ha scritto una bellissima interpretazione, ma per via della follia dei boss che posseggono i cristalli, l'interpretazione di Gianluca mi piace di più. Esatto, impazziscono perché vedono il mondo reale attraverso i cristalli, sì, ma non perché legate alle azioni di Chris i cristalli, ma perché sono uno strumento che, indipendentemente da chi lo utilizza, ti permettono di vedere al di là delle cose, nel loro nucleo. Poi chi il nucleo, perdonami, il nucleo di Chris è nullo perché c'è Nos dentro. Certo. È vuoto Chris. Kid is Alive si abbona per il 18° mese e ci scrive: il cristallo filtra la natura di ciò che ci vedi attraverso. Sì, ok. Chris è invisibile, non vede la sua stessa mano perché è un vessel. Assolutamente. Vuoto, non esiste. Susie invece sta diventando sospettosa di te in quanto pazzo assassino e ti guarda male. Ma in Pacifist? Cambia in Pacifist, ragazzi, questo dialogo. In teoria dovresti comunque poterlo raggiungere in Pacifist. Noi non l'abbiamo fatto, ma dovresti poterlo raggiungere. Noi abbiamo consegnato troppo presto il cristallo nella prima run. Però continuo a... se ricordo bene, no. E allora, a maggior ragione, continuo a pensare che non sia Chris che vede il sospetto di Susie
e vede quanto ormai agli occhi di Susie stiamo diventando strani, anche perché, perdonatemi, Susie non ha motivo di sospettare di noi adesso. Susie non sa niente di quello che abbiamo fatto con Noelle, quindi in teoria non dovrebbe, anche in questa genocide, avere particolari sospetti su di noi. Io credo che l'interpretazione giusta sia il cristallo è ciò che permette di vedere nell'anima delle cose. Ve la posso mettere super poetica? È coerente con il funzionamento dentro il Dark World, dentro il Light World. Cioè forse è quello che stavo per dire. Momento... Ah no, ok, il funzionamento del cristallo, no? Sì, io stavo per dire un'altra cosa ancora. No, dico che questa idea al momento è quella che permette di mantenere omogeneità fra come si comporta il cristallo e come si comporta il glass, no? Quello che io volevo dire è, non è forse vero che la fontana stessa fa questo in grande? Cioè, tirando una coltellata alla stanza, tu fai esplodere la fontana e la fontana estrae talmente tanto l'anima da tutti gli oggetti che tocca da farli diventare vivi nel Dark World, da farci vivere l'anima dell'asso di picche, che poi non è vero che l'asso di picche, che cazzo è Lancer? Il jack di picche. Da farci vivere il jack di picche come un essere che ha dei pensieri e che ha dei comportamenti. Il cristallo continua a pensare che sia una sorta di oscurità della fontana, ma calcificata, e che quindi assume solamente il potere di lente e la funzione di lente. Intanto grazie a Concinas che regala un abbonamento a Phoenix Atas. Meno 33, signori, alle 6K. E torniamo dentro? O dobbiamo fare qualcosa? Ah no, andrei all'ospedale. Vediamo se è cambiato qualcosa di... del papà. Fermami se non devo. Prosimo. Bravi. Bravi, e bravissimo Marcolino qui in particolare. Aspetta che Gabri sta scrivendo adesso una cosa sull'ospedale, quindi lo vedo che edita la guida in tempo reale. Ah ok, allora bravissimo anche Gabri. Bravi mod. Bravi tutti. Intanto però... io ho un po' di arsura, vado a prendere... qualcosina, sì, sì. Da... una coca. Esatto, qualcosina da bere. Seppur non c'entri col discorso, comunque è bellissima live anche stasera. Madonna, ma è esattamente quello che mi aspettavo di fare questa sera. Per quello io oggi a modo ho detto che non avremmo fatto Gasser, perché mi aspettavo esattamente questa cosa. Seppure non c'entri con il discorso del cristallo, considerando che la Twisted Sword, eccola qua di nuovo. La Twisted Sword però è un'arma che può essere, che può usare solo Chris. Se nel gioco finale ha veramente l'abilità trance, allora si può pensare che si sta cercando di far andare Chris in trance in modo da poterlo non far ribellare a Nos, creando potenzialmente una route più complessa della Snowbreak. Ho capito, come una vittoria della resistenza di Chris. Però sai, Chris non credo che resista, almeno nel Dark World, a Nos, benché lo fa nel Light World. Magari Nos cerca di diminuire la possibilità che nel Light World Chris gli resista attraverso una trance ottenuta nel Dark World, che potrebbe essere perpetrata anche fuori da esso. Non è scema come idea, ci può stare. Il cristallo potrebbe essere un residuo di un'eventuale precedente fontana? Sì, secondo me sì, Stardust, te l'ho detto, per me è una sorta di cristallizzazione dell'essenza delle fontane. Chissà quante ne sono state aperte in passato, che ne sappiamo noi? Già ne esisteva una, del resto, che è quella di Ralsei. Potrebbero essere anche cristalli della fontana principale. Secondo me il cristallo è proprio lo specchio dell'anima. Chris è vuoto e Susie nasconde una natura triste, assolutamente, data magari da una situazione familiare molto triste che ancora non conosciamo ma che possiamo intuire, assolutamente. E ciò sarebbe molto coerente con il suo essere un burlo. 100% d'accordo, Calabas, 100% d'accordo. No, ma Gianluca ha dato l'interpretazione corretta. Vediamo nell'essenza delle cose. Vediamo nell'essenza delle cose. E... chiaramente non puoi vedere, aggiungo io, questa cosa non l'abbiamo detta, non puoi vedere nell'essenza del mondo, del Light World, perché ce l'hai davanti. Vedi le persone. Non puoi vedere il Dark World, perché il Dark World è assoggettato al Light World e non viceversa. Io, non avendo capito questa cosa prima, ho pensato che nel Light World avremmo visto uno specchio del Dark World, ma non è così, perché il Dark World trova il suo nucleo nel Light World, ma non è vero il contrario. Il Light World non ha bisogno del Dark World per esistere.
grazie a Hellborgs che si abbona per la prima volta, ma l'essenza di Susie non è fredda. Oddio, le carpite, non sono d'accordo. Secondo me invece Susie ancora ha bisogno di tempo per modificare la sua essenza. Le avventure nel Dark World non hanno migliorato un passato secondo me tremendo e traumatico che la ragazza ancora ha dentro di sé, e la diffidenza costante che prova verso chiunque secondo me è ancora lì. Ma Susie attraverso il cristallo non è triste, ti guarda con disprezzo, secondo me c'è dell'altro, e la interpreto comunque come diffidenza, e la diffidenza di chi è stato trattato male nella vita. In realtà non ci vedo dell'altro, ma solo una diversa declinazione della sofferenza, di abusi domestici e di tutto quello che abbiamo potuto intuire Susie abbia dovuto subire. Guardare freddamente qualcuno significa essere distaccati da lui, e si è distaccati verso chiunque quando non ci si fida più di nessuno. Secondo me vedi il futuro. Susie con lo sguardo freddo potrebbe essere negli ultimi capitoli. Chris è trasparente perché muore o chissà che, i Dark World li vedi già chiusi. Per carità, è coerente, ma non so, il futuro non... Allora, il futuro sarebbe coerente con una cosa. Con il fatto che Jevil vede la Queen. Ciò nonostante, non penso che Jevil possa vedere dal cristallo il futuro del Cyberworld, perché si trova nel Dark World della sala giochi, cioè della sala dei giochi della scuola. Ti guardava fredda come ti guardava prima del Dark World, quando era una bulla che sotto sotto era depressa. Esatto, Velios vede realtà alternative e non il futuro. Ci sono tante interpretazioni che continuano a essere valide, ragazzi. Io però rimango dell'idea che l'anima delle cose sia per ora la più corretta, anche perché altrimenti potresti vedere il futuro di questo mondo, perché sono delle persone. Guardando il mondo tu vedresti, che ne so, l'ospedale tra 10 anni, tra 20 anni, invece non c'è mai nessun commento. Qui lui vede Susie diversa, e quindi qualcosa che ha un'anima inaccessibile. Il mondo no, perché il mondo è l'anima inaccessibile del Dark World. Deltarune non mi è mai sembrato molto legato al tempo, neanche a me. Potrebbe divenirlo, però. Posso entrare in ospedale, ragazzi? Perdonatemi, non ho il cellulare dietro. Il cristallo mi ricorda un prisma, dove c'è luce e riflette tutti i colori della luce. Ci spiega il come vedere più Susie. Essendo te cavaliere oscuro sei privo di luce, il prisma non trasmette nulla, avrebbe senso? Sni, perché nel Dark World non credo ci sia così tanta luce. Però mi piace l'interpretazione del... tu sei il cavaliere oscuro e quindi non ti si vede. Sì, ma non nella stanza del padre. Hai letto cosa devo fare? Ok, ma mi hanno detto intanto avviati, ma aspettiamo Chiara. Prova a cercare il tavolino. Ok. Si è rotto uno dei giocattolini che sono incastonati nel tavolino, quello blu. Prova a suonare anche il piano. Wow, Chris, puoi suonare il piano? Ah, quello blu. Perché è Birdly? Avete ragione, è una bella citazione a Birdly, non l'avevo colta. Si è rotto... Ah, lo volevi anche te un panino, Si è rotto il filo blu, cioè? Del giocattolino a corda che c'è all'ospedale. In citazione a Birdly, che è morto comunque. Siete qua per un appuntamento? No, solo per passare il tempo. Capisci? Mm-hmm. Secondo me di qua c'è Ebert. Sembra che lei si stia riposando la voce. Entrerei.
Ciao Saito, sono appena tornato dalla festa di laurea e sono sbronzo. Grazie per avermi tenuto compagnia in questi anni. Ti dedico una parte della mia laurea. Buonanotte. Oh. Anzi, buonanotte. Congratulazioni. Ma Noel, rifaccio la domanda che ho già fatto l'altra volta. È sempre stata vestita così? Devo essere sincerissimo, non ci ho mai fatto caso. Comunque, Silver Drake, eh? Ah, è nuovo. Qual è il piano, dolcezza? Potremmo provare Ice Shock? Il ghiaccio nel boss del palazzo di ghiaccio? Sì, fin da capitolo 1. Ok, ok, allora non l'ho mai notato. Non ci abbiamo fatto caso. E ti sei abituato a vederla vestita di bianco perché l'abbiamo vista molto di più. Sì, sì, sì. Anch'io non ricordavo le maniche nere, Sirius. Però mi fido. Non vuoi provare magari Fire Shock o qualcosa del genere? Sì, hai ragione. Ah, giusto. Dai, perché non mi fai giocare un po'? No, io lo controllerò da sola. Non mi piace non che... Non è da te. Ecco, non è da te essere ossessionata dal giocare, o comunque voler giocare a tutti i costi, dolcezza. Stai bene? Io? Certo, io sto bene, papà. Solo... Parlava di Ice Shock, ragazzi, anche nella prima run, eh? Perché se sia un fottuto foreshadowing pazzo al fatto che tu poi congeli effettivamente la gente. Ho pigiato Z per sbaglio, ragazzi, scusatemi. Ah, sicuramente ho detto che si è addormentata in libreria. In biblioteca. Non so se... Nella prima run di cosa parlava? Qual era la spell? Parla delle sue 99 ampolle di fuoco. Grazie Toxico, grazie mille. Ok, nella prima si parlava di pozioni di fuoco. Comunque lei ha detto, mi pare, che si è addormentata nella biblioteca. Non credo abbia detto altro. Bellissimo. Marcolino dice che nella prima run Passa il gioco al padre, mentre qui vuole giocare lei. Lei vuole rimanere protagonista perché ha reminiscenze del sogno nel quale ha avuto il controllo della situazione. Certo. Ok. Comunque mi sono addormentata in biblioteca e sai, ho fatto proprio uno strano sogno. No. Sapevo che ti avrebbe fatto venire sonno quel testa di uccello. Cos'è che ha fatto, eh? Ha cominciato a farti la lezioncina sul suo teorema? Sì. Dell'ineguaglianza nei picchiaduro per bambini? No, lui si è addormentato anche lui. Wow, si è addormentato da solo? Si è fatto addormentare? Sì, mi sa di sì. Beh, sembra proprio che abbiate studiato un po' troppo, eh? Perché non vai a casa e ti iberni? Ti vedrò domani in chiesa. Papà, ma è ok che tu venga? Cioè, starai bene, sarai abbastanza bene da riuscire a esserci. No, non sono d'accordo, Boone, qui. Nel senso che, ti leggo, no, per me è il contrario, scrive Boone, nel sogno viene controllata e qui vuole controllare lei il gioco. Invece no, seguendo la linea di Chiara, secondo la quale lei comunque risponde alla fine alla chiamata di Chris e uccide Neo Spanton. Ora prova a giocare in prima persona perché è comunque elettrizzata dall'idea di poter sparare magie, uccidere, crescere di livello. Per me il punto del tutto è crescere di livello. Noel became stronger, diventa più forte. Lei ha passato una vita a non farlo, a non riuscire a superare il lutto della sorella. Invece adesso colpisce, uccide, livella, migliora, diventa più forte, capito? Quindi la tua interpretazione non è sbagliata, ci tengo a precisarlo, però io ne do una diversa e ti spiegavo il perché. Secondo me lei ha invece questo piacere perverso ora nell'uccidere, ma non nel senso che sia diventata un'assassina, ma è entrata nell'ottica di pesce grande mangia pesce piccolo. Magari prima era più timidina e quindi avrebbe subito passato il controller al papà,
tieni, gioca tu, non ci sto riuscendo. Sì, sì, mannaggia, sì. Mi sono bloccata, non sono in grado. Invece qui no, testarda, vaffanculo, lo spezzo io il gioco perché ho visto che ne sono capace. Ma certo, ma certo, non preoccuparti, dolcezza. Ok, allora andrò a casa a riposarmi. A domani, dolcezza. Ciao papà, ti voglio bene. Chris? Chris, che cosa ci fai qui? Che cazzo ne so io. Susie? La faccio io. Susie? Oh, è Susie! Susie, ho sentito molto parlare di te. Grazie a Hope che sei buona per il settimo mese. Posso solo rinnovare che devo ancora giocare il secondo capitolo, Pog. Ah sì? Notare che Noel nota prima Chris, mentre nella Pacifist nota prima Susie. Non me lo ricordavo. Bella, bella differenza anche questa. Che figo, beh devo andare, grazie a Sara Sciardiglia, che sia buona per un anno insieme. Ragazzi, meno 29 sabba alle 6K, dai che le festeggiamo stasera in live. Susie, eh? Toccala con un dito e ti spacco il culo. Questo l'ho già detto. Ah, scherzo. Quasi. Sa che da qui è tutto uguale. Possiamo parlare con lui? Sì, scusa, ho veramente usato tanta energia. Non sarà divertente parlare con me. Grazie però per avermi visitato. E grazie anche a te, Susie. Sì, current situation, Noel, Susie. Forse se fossi in blind, proverei comunque sia Noel che current situation, mentre Susie... Ah, ma quindi dovevamo equiparlo? Che cosa? Mannaggia, ma scriverlo prima. Che cosa? Non ho capito. O la ritroviamo, non sto capendo. Non sto capendo io nella guida. Dice Marcolino, no, no. Ma qua c'è scritto che è equipato, c'è un dialogo diverso. No. Io non so neanche cosa sia equipato. No, non c'è problema, basta averlo preso. Ok, ma quindi la ribecchiamo fuori, perché tutta sta roba l'abbiamo vista. Non ci sto capendo. Ma va bene, cazzo. Va bene, scusa, ma lo dico apposta in modo che tu non capisca niente. Sì, se sì, no, sì. Leggetela tu la guida e non ho capito. Lo avete già equipato, mi sa, ma certo ragazzi, ma certo che l'abbiamo già equipato. Ok, cosa faccio qui? Equipati l'orologio. Ok. Equipati l'orologio. No, no, nel Dark World devi farlo. Ciao. Ah, devo tornare indietro. Boh, non credo. Non lo so. Non ho capito. L'abbiamo già messo, speriamo. Who knows? Cioè, sicuro gliel'abbiamo ripreso. Ah, no, ho capito quale orologio. Sì, ce l'abbiamo noi. Ce l'hanno fatto fare un sacco di puntate fa, credo almeno due, e ci hanno detto, poi vedete, cambia una cosa. Per una chicchetta è questa. Mi avevate detto mettiti sto orologio. Sì. Sì, ok. Vai. Dove devo andare? Dal cazzo. Dal cazzo? Ok, dal cazzo. Ehi Susie, posso parlare un attimo con te? Allora mi fermo un attimo, Chris. Me lo avevate detto mentre ero a cercare il cassonetto di Spanton. Oh. Vuoi farla tu, Noel, o lo faccio io? No, la faccio io. Che cazzo sta succedendo? Dai, era solo un sogno, era solo un incubo. Eppure era così reale. Non riesco a togliermelo dalla testa. Quella voce che mi diceva cosa fare. Una voce diversa da quella di Chris. Una voce terrificante. Forse, mentre Susie non si rende conto della differenza, Noel la sente talmente tante volte che capisce che non è quella di Chris. Chris, perché badate bene, il fatto che lei citi prima quella di Chris, secondo me implicitamente
Vuol dire che si somigliano. Bravissima, lascia certo. Presupporre. Perché sennò perché no, lei fare il paragone dice, con quella di quella Chris? Quella voce che mi diceva che cosa dire, una voce diversa da quella di Chris. Cioè, per carità, uno potrebbe dire... Lei parlava con Chris. Pensa questa cosa perché era con Chris e basta. E quindi... No, io la interpreto come... Ma anche per me vuol dire che si somigliano, ma sono un po' diverse. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, è diversa da quella di Chris perché è terrificante. Chris, di recente c'è qualcosa di diverso in lui. Oppure sente che viene da Chris, ma è diverso. Esatto, esatto, Angelo, esattamente. Ma è quello che dicevamo prima. Perché non l'ha notato nessuno? Anche, ma secondo me, ragazzi, esce effettivamente dalla bocca di Chris la voce di Nos. Ecco perché si somigliano, perché la cassa di risonanza è la stessa. È quella? Cioè, stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Però non è la voce di Chris, non è l'intenzione di Chris. Guardate bene, vi faccio un piccolo mindfuck. Se voi poteste parlare attraverso il mio corpo, probabilmente non avreste la mia voce. Perché... Non ho idea di come voi muovete i muscoli per parlare, l'intenzione che utilizzate per intonare certe frasi, suonare per esempio arrabbiati, tristi, felici, simpatici. Ognuno di noi, al di là del suono che emette, ha anche proprio un'intenzione, il motivo per il quale cambiando lingua si cambia sonorità e si cambia il modo in cui proprio si suona appunto nei confronti degli altri. E quindi se Nos parla attraverso Chris suona comunque diversamente, anche se le corde vocali sono quelle e la cassa toracica è quella. E quindi è diversa, ma lei lo avverte, terrificante soprattutto. È come sentire la tua voce da una registrazione e come la senti tu mentre parli. Per esempio, è un bel esempio per rendere quello che sto dicendo. È come nelle persone... Giusto, vero, bravo, bravo Andre Castle, esempio perfetto. Hanno dimostrato che le persone con personalità multipla hanno voci diverse. Nonostante il corpo sia lo stesso. Bravissimi, bravo anche Jairo Zeppeli, bravissimi entrambi, esatto. Esempio perfetto. Quindi ecco perché si potrebbe avere l'impressione che sia la voce di Chris, ma non lo è. Lei che l'ha sentita tante volte ha capito. Perché nessuno se n'è accorto? Banalmente è il motivo per cui un doppiatore è in grado di farti sia la voce da bambino che la voce da vecchio. Chiaro. Io devo capirlo. Minchia ragazzi, mi odiate se il capitolo 3 lo cominciamo prima da questa run e poi dall'altra? Questa mi sembra molto più... horror. Mi sembra più figa. Cazzo. Vabbè. Perché Chris si sta comportando in maniera così strana? È che da una parte penso che se il concetto del gioco è non puoi decidere, forse la true ending si trova proprio nella route nella quale tu vai contro il programmatore del gioco. Non lo so, ci penserò ragazzi. Perché Chris si comporta in maniera così strana? Perché continua a venire in ospedale? Che poi siamo noi, non è Chris. Ah, gli possiamo rispondere! Cazzo, non l'avevo vista sta cosa. Merda, purella. Non vorrei rispondere, ragazzi. Non vorrei per niente. Allora, ovviamente, voglio ruolare... questo Nos perverso e dire to see you. Perché la verità, noi siamo venuti qui sperando di trovare Noel. Stiamo ruolando il nostro io più curioso. Ve lo dicevo l'altra volta, siamo nel laboratorio di Nos. Quindi to see you è la risposta più perversa, capace di far andare nel panico Noel, che ha appena descritto la voce come terrificante. Credo che questa voce sia l'ultima cosa che lei vorrebbe sentire. Che lei vuole sentire e sentirsi la sente... dire che la sta cercando. Mamma mia. Però siamo delle merde. Noi adesso siamo il Nos pezzo di merda. Ma anche un Nos estremamente sincero nelle proprie intenzioni.
noi volevamo sperimentare su di lei, volevamo vedere che reazione avrebbe avuto vedendo Chris, quindi tu sì, io assolutamente, non c'è neanche da pensarci. Eh? Vedete? Non avremo mai reazione. Vedete che, come stiamo dicendo, si confondono le due voci, in realtà sono simili, perché lei pensa adesso che è Chris. Chris, da quanto tempo stai lì? No, lei lo vede. Ah, lei tu lo vede? Tu sei passato da... Ah. Era tra parentesi prima. Tu sei passato Perdonami. Da lei che stava pensando per i cazzi suoi. Sì, sì, sì. Ma sì, nel sì. momento in cui Nos le risponde, lei vede Chris. Certo. E quindi reagisce al fatto di aver visto Chris. Chris. Okay, non okay, è Chris okay. che le risponde. Sì, sì, sì. No, no, quello l'avevo capito. Pensavo che lei avesse confuso la voce di Nos con quella di Chris ancora una volta. Ma no, perché okay. Chris dovrebbe uscire dalla stanza e dirle a cazzo per vederti? No, no, certo. Senza una conversazione che va avanti. Fiu, mi hai spaventata, Noel, non panicare. Non c'è niente di cui avere paura. Dopotutto, un sogno è solo un sogno, no? Chris? Perché stai indossando il mio orologio? Certo, perché noi lo abbiamo preso nel Dark World, ma in quanto oggetto vero, come il cellulare, torna pari all'originale anche fuori. Quando... Tutto questo dialogo senza l'orologio non lo puoi sbloccare? Porca puttana. Questa seconda parte. Ma ho anche l'alternativa senza l'orologio, Quando... Qui però noi stiamo facendo parlare Chris. Vediamo un po'. In your dream sicuramente. Davvero? E tu non gli risponderesti niente? Le confesseresti che come Chris, cioè in quanto Chris sei cosciente del sogno che lei ha fatto e ci sei stato anche tu e le hai preso l'orologio? Sì, perché non rispondere niente presuppone che io abbia paura di come lei reagisce. Io non ho paura, voglio romperle la testa come abbiamo fatto con tutti gli altri personaggi. Cioè, non abbiamo paura di niente, stiamo solo sperimentando con i vari personaggi e non abbiamo pietà di nessuno di loro, secondo me. Io direi in ordine. Ehi, Chris, leviamo il cazzo. Ah, continuava a parlarmi di Noel come con le cose che le piacciono, i posti dove le piacerebbe andare. Non ho idea di che diavolo stesse parlando. Ah, quindi che stavate facendo voi due? Oh, niente, Susi. Stavo semplicemente andando a casa. Ci svecca. Allora, se tu non avessi avuto l'orologio, praticamente il dialogo sarebbe stato Noel che dice non devo essere spaventata, cioè che pensa non devo essere spaventata, dopo tutto un sogno è soltanto un sogno, giusto? E lì avrebbe continuato a pensare anziché parlare con Chris. Mm-hmm. E avrebbe pensato, e allora perché la sua voce proprio adesso mi è sembrata così terrificante? Ok. E quindi in realtà ha parlato Chris. Anche prima, sì. Per vederti. Questa per cosa vederti. Però non mi torna molto. No, beh, a me sì, abbiamo detto prima. Parla attraverso il corpo di Chris. Cioè, vuol dire... Mi torna solo nel momento in cui... Zero... Come si dice? Mannaggia. Caution, cioè... Caution non so cosa vuol dire. Caution.
Ah, ok. Sì, interpretando il personaggio che appunto ho Sì, cioè, percepito Toby Fox capito. abbia scritto per Nosqui, esatto, senza volontà di In mascherare qualche questa modo, bravo, distanza. ecco, Nosqui, cautela, oh. Sì, prudente. A Nos non frega un cazzo di far capire che lui è dentro Chris, Ok. Io assolutamente. non mi aspettavo che fosse Chris a rispondere alla domanda dove hai l'opzione per vedere tuo padre, per vedere te. Io lì mi aspettavo che fosse Nos a rispondere, invece è Anche proprio io, Chris ma che è Nos attraverso risponde. Chris. Comunque, Il che il però ci dialogo, conferma, una finita. perdonami, come dicevamo, sì, assolutamente, il che però ci conferma che appunto Chris e Noss in realtà hanno più o meno la stessa voce, ma diversa per il concetto della doppia personalità, per il concetto del in realtà non è Chris in controllo del suo corpo. Prego. La sequenza alternativa alla nostra, quindi quella Senza senza orologio. orologio, quindi si conclude con Noelle che pensa: allora, come mai la sua voce in questo momento mi è sembrata così terrificante? E hai la scelta fra non dire niente e dire perché non era un sogno. Che anche questa è Cazzo, bella. era bella questa però, eh. Anche questa Peccato. era bella. Beh, insomma, anche lei che si impanica e ti vede l'orologio addosso. Secondo me sono entrambe belle. Bello però mi è dispiaciuto risponderle in your dream perché le avrei voluto dire nel Dark World. Cioè, siamo talmente tanto reckless per l'appunto, siamo talmente tanto noncuranti di mantenere una parvenza di normalità attorno alle persone alle quali vogliamo bene, perché al massimo è un sentimento il bene che poteva provare Chris, di certo non questo Nos, il Chris del passato, il Chris non posseduto. Non avrei voluto, ecco, edulcorare l'avventura di Noelle come un sogno, ma le avrei detto tranquillamente dentro il Dark World. Non l'hai capito? Cazzi tuoi, che me ne frega a me che tu non abbia capito che cos'è il Dark World. Fottiti, non me ne frega un cazzo. Ah, penso che sia di nuovo spaventata da me, eh. Certo che sarebbe carino se sapesse che tutto quello che è successo è reale, Chris. C'è un dialogo segreto se si cammina in avanti mentre Noel parla, mi sembra. Ah sì? E che dialogo è? Fateci sapere. Io non mi sono mosso, ragazzi, perché non pensavo ci si potesse muovere. Dicevi, Sarebbe ok. carino se lei potesse sapere tutto, che tutto quello che ci è successo è reale. Marcolino, ci sta che tu non ne sapessi nulla, sai vita, morte e miracoli di questo gioco. Giochiamo insieme ai ragazzi del pubblico apposta. Dai, prova a essere un pochino più contento, su. Un po' più allegro. Madonna, sei il doppio. Il dialogo c'è, confermo, perfetto, sì. Tanto che può fare, tu lo racconti a Undyne e ti ride in faccia. Se lo raccontassi in giro le darebbero della pazza. Ma infatti è per quello che dico sti cazzi. È nel Dark World, sì, c'è un Dark World lì. Tanto che cazzo ne sapete voi che cos'è. Allora, interazioni in città extra. Qui abbiamo le due interazioni che abbiamo perso in run normale. Ragazzi, eravate pazzi a chiederci di fare questa cosa nell'altra live. Siamo in live da 2 ore e 20. Ovviamente. Ops, Dicevo. scusate. Vabbè, aspetto uno indietro. Ma in realtà dovevo andare nella stazione di polizia, Ah, quindi ok, vabbè. Pog. Allora, però, per evitare di Tilisteno. rifare, bravissimo. Andando da Undyne abbiamo perso i dialoghi di Nabstablook prima della fuga dei cani e dei cani, perché in blind abbiamo parlato con Undyne e quindi si è attivato l'evento Ok, dell'evasione. giusto. Adesso ci dicono di parlare prima con loro per avere queste interazioni. Entriamo. Quindi non parlare con Undyne. Siamo i cani ladri. I banditi dal naso bagnato. Eravamo pronti a intrufolarci dentro quella grande casa. Quale grande casa? Vabbè, durante le vacanze di Natale. Ma siamo stati attaccati nell'ombra da qualcuno di veramente senza pietà. Avendo paura per le nostre vite, siamo corsi verso le braccia amorevoli di Undyne. E lei ci ha fatto dei suplex a terra, mentre noi siamo rimasti prendendo a culo all'aria. Adesso siamo in gabbia, ma almeno siamo vivi. Ma di che parlano? Qual è la casa? Casa di Noelle, forse? Forse è l'unica casa grande che abbiamo visto, no? Sì, sono la banda Bassotti, chiaramente. Non abbiamo visto la casa grande, abbiamo visto il mega cancello.
Beh, però a un cancello del genere di solito non è che corrisponde. E cosa avrà, un animale domestico? Che cos'è sta cosa grande e senza pietà che li ha attaccati? Il fatto è che qui sono animali, quindi non mi immagino gente che ha degli animali. Che cos'è che li ha attaccati alle spalle? Qualcosa di senza pietà. La madre? No, Susie no di sicuro, ragazzi. Beh, non abbiamo effettivamente mai visto. Secondo voi è... grazie Exone 22 Pogo, grazie mille del ride. Secondo voi è la madre? Io non la facevo magari anche violenta. E invece di essere morta è diventata un... Cerbero. Non l'ho interpretata come la mamma, perché la mamma sembra una lavoratrice instancabile, una donna che richiede molto rigore, ma non mi è mai sembrata anche particolarmente violenta. Però magari ci manca questo aspetto della mamma di Noel. Può essere anche la mamma di Noel. Dialogo segreto: se ti muovi nella scena dell'ospedale, era semplicemente Noel che dice fermati, non venirmi più vicino. Anche così. Comunque non è carino. Male. Ok, andiamo avanti. E in più quel bel fantasmetto continua a darci dei dolcetti senza calorie perché sono incorporei. E adesso possiamo abbaiare tutte quante le canzoni di Natale insieme. Ok, usciamo. Napsuluk. Ah, giusto. Oh no, sono per sbaglio divenuto un ufficiale di polizia. Oh no, non posso più lasciare questo lavoro perché i miei cugini contano su di me. Oh ehi, non fare cose illegali, per favore. Oh scusa se ti ho spaventato troppo. Oh, vabbè, se vuoi fare un po' di crimine fallo. Tipo, che ne so, mangiare caramelle da per terra. Anche dopo che sono passati 5 secondi. Non ti arresto, non ti preoccupare. Adoro. Ah, non posso attivare lo stereo. Volevo ascoltare la pazza tune. Che carino. Puoi fare un po' di crimine. Li facciamo evadere comunque? Sempre da Undyne è possibile mangiare la scatola di cioccolatini, è vero, da dare ad Alphys. Anziché darla ad Alphys. Boh sì, tanto è la merda run. Se vogliamo sentirci delle brutte persone, sì, possiamo sì, va farlo. Bene. Ok. Vai via, oh scusami, fuori dalla strada, no, perdonami, cattive abitudini. Con cosa posso aiutarti? Dark World, rileggiamo questo dialogo importante. Come, scusa, una realtà alternativa nella biblioteca? Super pericolosa. Super pericolosa? Ne stanno apparendo delle altre? Le persone potrebbero caderci dentro? Tra l'altro questo mega foreshadowing allora al capitolo 3. Eh sì. Cioè ne stanno apparendo altre, le persone potrebbero caderci dentro. È proprio un... Quello che farà che lei. Che naturalmente noi non abbiamo colto quando perché l'abbiamo non letto successo. Perché non era ancora successo. Ma sì, assolutamente un foreshadowing al fatto che lei cadrà in un altro buco nero apparso, cioè, insomma, verrà tirata al suo interno per la chiamata di Toriel. Senti, Teppistello, pensi davvero che ci crederò? Dark World? Davvero? Ah! Ehi, aspettate! Ah, non di nuovo! Sembra che io debba andare a ricatturare questi criminali. Ehi, ad ogni modo, quella ragazza con gli occhiali è la tua insegnante? Ha fatto un incidente più o meno con la sua bici. Volevo essere sicura che si sentisse meglio, quindi dalle questo. E hai la Heartshape Box. Erano i dolcetti di pronta guarigione. Ha un cartellino, anzi no, c'è scritto your ecco. Bike, cioè per la tua bicicletta, scarabocchiato velocemente sotto la scritta rimettiti presto. Era l'unico biglietto di pronta guarigione che aveva il negozio. Aprilo e ti arresterò, eh.
e ci metterò una nota sopra. Adesso basta interrompermi, devo andare. Hai preso la box. Ok, possiamo mangiarli noi, oppure darle a Susie, oppure venderle a Sans. Te sei già partito. Nos mangia. Ok. Senza esitare, hai divorato la scatola. Cioè, i cioccolatini. I tuoi interi ora stanno venendo distrutte. Accetti questa distruzione come parte del ciclo della vita. Ma ha un sorriso la poltrona. No, Però guardala, non puoi ansiare. Gli occhietti e la bocca che ride. È una poltrona che ride, ragazzi, guardatela. Nos, due punti, mangia. Esatto, ma è proprio stato mangia. Hai ottenuto cacare. Hai perso HP? Non lo so, fammi vedere. Sì, un HP ho perso. Cosa posso fare adesso? Beh, dai la scatola ad Alphys. Ah, ok. Ehi, Chris, stai portando a termine il tuo compito? Oh, la mia bici? Sì. Purtroppo è completamente distrutta. Ho fatto un incidente. C'era questa ufficiale di polizia e... è complicato, come va? Non posso darle niente, mi sa che l'ho mangiata. No? Non potevi darle la... la scatola e basta, non penso. No, ok. Ci si becca? Ah, non c'è scuola. Ok, sì, non c'è scuola il giorno dopo. Forse sì, la festa. Sì, giusto. Quella in chiesa. Andiamo dal gatto? O c'è ancora qualcosa? Ma probabilmente so ha mangiato anche la scatola. Non so se ci puoi andare dal gatto. Ah, cioè, hai mangiato l'intera scatola, che schifo. Non so se ha senso andare dal gatto. Beh, il gatto penso sia l'ultima cosa che dobbiamo fare. Mai. No, il gatto non lo devi toccare, quindi mai. E fino a... Ah, proprio no, mai. Cioè in questa run non cambia nulla e ti fotti i cristalli. Ok. Ok. E allora in questa run non ci parliamo mai. Ok, Marcolino, ok. E li diamo nell'altra, così li vediamo tutti, che tanto abbiamo già cominciato a darglieli. Giustamente, così controlliamo ogni volta i Dark Crystal che cosa fanno. Va bene, Marcolino, dimenticate il gatto. E allora cosa facciamo? Ci manca altro da fare? Allora, alla domanda posta da Susie durante il finale davanti alla TV, rispondete era il 6. Ed è finito. Vi consigliamo di dare un'occhiata alle curiosità scritte qui sotto. Video Chris si muove. Ah, forse è per la scelta di... Sì, è il dialogo. È il dialogo extra di Noel. Qui abbiamo la stessa scena. Cioè... se te ne vai subito. Esatto. Boh, è tagliato sto video, ragazzi. Vabbè. Vieni. Vabbè, in realtà questo dialogo credo sia tutto uguale. Oh, scusami, sono la mamma di Chris, Toriel. Sì, salve signora, ricordo. Oh, davvero? Tu sei Susie, vero? Sì, ricordi il mio nome, vero? Anzi, ricordi anche il mio nome? Certo. La signora Alphys è una mia cara amica. Mi parla spesso di te. Oh... contento di saperlo. Chris, che sta dicendo Alphys di me? Susie, perché non ti lavi le mani? Così possiamo fare la bella torta insieme. Insieme? Ma non so come fare, non preoccuparti, posso insegnarti. Ok. Chris, Susie sembra così una brava ragazza. Sono davvero contento che tu sia amico con lei, ma Chris... ho sentito da Alphys il suo comportamento.
se ti influenza in qualsiasi maniera, per favore, almeno lascia il gesto da parte, ok? Mani pulite. Perfetto, possiamo... Oh, Chris, perché non fai vedere tu a Susie come preparare la torta? Chris, sai come fare una torta? Perché non me ne hai mai fatta una? Ah, brutto accumulatore seriale di torte. Ah, mi scusi, signora. Ok, no, ho letto anche il resto. Sono comunque curiosità delle quali abbiamo già parlato nel corso delle altre live. E quindi sì, l'ultima cosa che ci rimane da fare è, durante il finale davanti alla TV, rispondere al 6. Giusto. Susie, puoi chiamarmi Toriel fuori da scuola? Ok, figo. Chris, tu devi lavarti le mani, vero? E allora insegno io a Susie della torta per il momento. Oh, figo, ci ricordiamo sta scena. Susie e io prepareremo tutto. Davvero? Ok, aspetta. Che figo. Almeno la riosserviamo. Che figo, sì sì. Dai, dai. Notare che è Chris a dire a Toriel di volersi andare a lavare le mani in bagno, ed inoltre se si prova a tirare lo sciacquone ti impedisce di farlo mostrando che sta riprendendo il controllo. Aspetta, quanto non ci hai detto adesso Toriel di lavarci le mani, perdonami? Sì. Non gliel'abbiamo detto noi. No, non è parlare. Ha detto lei, tu ti devi lavare le mani, quindi vallo a fare mentre io insegno a Susie di a preparare la torta all'inizio. Non cambiava niente più, ok, perfetto. Sta facendo un sacco di rumore. Questo finale in questa route è totalmente fuori posto per me. Cioè, da una parte lo capisco, è Chris che si vuole liberare del mostro. Esatto, però il mostro sì. È così potente in realtà. Il fatto è che, per quello che sembra adesso, è letteralmente tutto al contrario in questa run. Chris è buono qui. Sì. Però, secondo me, è incoerente tra mille virgolette. Non lo è davvero, ma a livello narrativo non riesce del tutto, secondo me, a armonizzarsi con il fatto che Nos abbia questo strapotere e addirittura poco tempo fa abbia costretto Chris a dire a Noelle delle cose bruttissime. Si dice, allora per quale motivo Nos non nella Pacifist non soverchia un Chris malvagio? Capito. Prendiamo la farina. È questa busta e tu tipo... Ups. Ah, Susie, hai la farina sul tuo naso. Fatta apposta. Non so qui se c'è un gioco di parole o no. Pensavo che tu smettessi di annusare la farina, eh? Andiamo. Adesso, prossimo step. Quindi dove diavolo... cavolo è Chris? Oh, Chris ogni tanto sparisce. Ah, forse flower, sì, forse sì. Smell the flowers vuol dire perdere tempo, grazie ragazzi. Allora, era un gioco di parole. Ok. Ah, beh, dovrebbe sbrigarsi, io mi sto addormentando qua. Sì, tipo soffiare nelle cannucce, forse. Smell the flowers, capito, no? Cioè, asciugare gli scogli. Dovrebbe sbrigarsi, mi sto addormentando. Sai che cos'è un... Sai come chiamano una Susie che vuole dormire? Come? La chiamerebbero una snoozy. Allora... Come tradurresti snoozy? Perché è un pisolino tipo snoozy. Ronfare. Da Susie. Una... Ronfusi. Immagino che te saresti Snoriel. Snoriel!
Snusi e Snoriel. No, russare è snor, ragazzi, non è snor. Che è la parola con cui c'è il gioco di parole con Toriel. Ti è piaciuta davvero tanto, eh? Ah, scusa. È stato divertente? Ronfiel. Ok, dove cavolo è Chris? Toriel? La totti è quasi finita. Oh, aspetta lo zucchero, l'ho lasciato nella macchina. Ok. E qui lui torna, perché sente aprire la porta, credo. Ma che stava facendo, visto e considerato? Ah no, gli ha bucato le gomme. Ha bucato le gomme. Qui però è vero, il finale è al contrario, cazzo. Secondo me invece è fatta la storia per essere al contrario. Perché pensa un po', qui bucare le gomme è una richiesta d'aiuto. E non potrò, mentre ho il cuore dentro, dire: ragazzi, aiutatemi, ho una merda nel corpo che mi fa fare cose atroci. Mm-hmm. Ma allo stesso tempo, mentre sono senza cuore, non posso fare perché mi porterebbero all'ospedale. Certo. Ma se buco le ruote, magari Undyne verrà nel prossimo Dark World che io aprirò, in teoria a questo punto quasi contro la mia volontà, o per comunque mettere Nossa a contatto con un essere più forte che forse può liberarmi da questo fardello per davvero. Invece secondo me la cosa che potrebbe essere è che in questo modo lui si aspetta che Susie rimanga qua, e se c'è anche Susie magari Nos non prende il sopravvento. Visto che non l'ha fatto nel capitolo 1. Non l'ha mai fatto, è vero. Cioè sarebbe anche un'interessante canonicizzazione del per quale motivo non puoi fare un alternative route in capitolo 1. Perché magari con Susie Nos non ce la fa, mentre con Susie è troppo forte, mentre senza qualcuno come Susie accanto Nos può. E quindi Chris, però perché se la terrebbe qui? Ah, Chris se la tiene qui, sì, certo. Chris sì, giusto, giusto, non è Nos. Chris se la tiene in modo da non restare da solo con Nos. Sì. Potrebbe essere, ragazzi. Tipo adesso nel capitolo 3 vedi Chris pregare Susie di restare con loro, eh. Potrebbe in realtà, visto che appunto Nos da quando il gruppo si è separato ha preso il sopravvento, come dicevi te. Capito? Prego. Cioè, infatti, il momento in cui ci hanno fatto salvare, ci hanno fatto cambiare binario della route, è quando eravamo con quando Noel. Si splittano. Certo. No, ma ha senso quello che dici, assolutamente. Susie forse nonostante tutto è la persona più equilibrata che non può essere controllata da Nos, sono d'accordo. Ehi Chris, sbrigati la prossima volta. Aspetta, Guantol scrive: per il fatto di prima di Chris che riprende il controllo, Toriel dice nel dialogo, eh? Chris? Oh, ti serve lavarti le mani? Beh, allora insegno a Susie io come fare la torta adesso. Ma non era comunque lo stesso dialogo anche nella route 1, grazie a Ultimate One che si abbona per il terzo mese. Ok, allora ricordavo male. Sai che dialogo è ambigua? Perché dipende dall'intonazione con cui lo leggi. Perché se te interpreti, no? Chris, tu hai bisogno di lavarti le mani? Ho capito adesso, praticamente possiamo leggerla come la mamma che dice: anche tu hai bisogno di lavarti le mani, vai in bagno. Oppure: oh Chris, anche tu vuoi lavarti le mani? Cioè, vai. In realtà puoi leggerle in entrambi i modi. Dipende dall'intonazione che gli dai. Potrebbe essere Toriel che pensava di dover spedire Susie a lavarsi le mani e poi dice: no, Chris ne ha bisogno, vai. Sono sempre più convinto che la nostra intuizione sul fatto che la storia da questo momento in poi sarà leggibile in due modi diversi, dati gli eventi che invece rimangono uguali, sia la cosa più veramente probabile. Minchia, palle grossissime. Minchia, che cazzo di veramente fatica fare una roba del genere. Però potrebbe aver scritto l'intera storia da qui in avanti per avere due significati antitetici pur rimanendo la stessa in termini di script, pazzesco, di eventi e di dialoghi. Ma sai cosa sarebbe veramente la dimostrazione di non lo so, cosa più assurda possibile? Se davvero questo gioco avesse lo stesso finale. Ma in realtà due significati completamente diversi. Ma due route speculari. Ma anche pensa solo, il finale è Chris si libera da Nos. In questo momento ha due.
Sì, però nel senso, cioè, pensa se magari le tue scelte non contano un cazzo, in realtà si lega al fatto che comunque finisce in realtà quel le tue modo scelte lì. Danno il senso al finale. Finisce in quel modo lì come a lui ha deciso che finisce, perché il finale è uno solo, ma tu ci puoi arrivare vedendo un Chris che magari è un pezzo di merda e tu lo aiuti a liberarsi da questo suo essere pezzo di merda, a collaborare con gli altri, a diventare boh, normale, bla bla. Certo. Dall'altro canto invece vedi Chris che è succube di noi che siamo i pezzi di merda e vedi che gli altri riescono ad aiutarlo a liberarsi di noi. Se Toby Fox, se sei in ascolto e non era la tua idea, ora lo è. Fallo, cioè è una figata. Due, io in realtà non ho, rispondo a un po' di persone in chat, non ho così difficoltà a contestualizzare con quel che stiamo dicendo il capitolo 1. Nel capitolo 1 Chris, della route sbagliata, della route di Nos cattivo, si toglie il cuore, anche se ancora Nos non ha fatto il bastardo, perché Chris avverte le intenzioni maligne di Nos, cerca di liberarsi del corpo estraneo. Ancora questo corpo estraneo non ha agito in maniera malevola, ma è dentro il corpo di Chris. Chris sente che lui è un pazzo pezzo di merda. Devo però un messaggio gigante? Come no? Invece del mouse ho preso il cellulare, ragazzi. No, era 4 messaggi solo. Questo? Penso. Magari vi ricordate quando nel primo capitolo siamo stati 2 ore a decidere nei sotterranei se far andare Susie a destra o a sinistra, e alla fine andava a prescindere prima a sinistra non trovando l'onda e poi a destra, o ancora in questo capitolo siamo stati un casino di tempo a pensare se dire a Noelle che è nel Dark World o meno, e quando abbiamo deciso Susie ha comunque scelto di dirle che era un sogno. Credo sia la testimonianza di come Susie è più forte di Nos. Yes. Perché no? Perché no? Bravo Masutero, hai ragione. Susie se ne sbatte il cazzo di quello che dice Nos. Noi abbiamo pensato che questa fosse una regola, perché avevamo già commentato questa cosa, ma vedete come... Sì, avevamo detto, allora Nos non ce la può fare. Non è vero, addirittura Nos in realtà è un diavolo tentatore per Noelle. Bella, bella live questa, molto più importante di quanto mi aspettassi, ragazzi. Questa live è preziosa non solo per questa run, ma in generale per la comprensione del gioco. Per me queste due run sono complementari e comincio a capire perché ci diciate di giocare la Genocide, perché se questo è il livello della Genocide di Undertale ci siamo persi un pezzo. Perché qui mi pento di un cazzo, perché l'attaccamento emotivo che avevamo, però se questo è il valore della Genocide di Undertale, mi rendo conto che manca un pezzo proprio. Cioè qui sarebbe mancato un pezzo senza fare questa run qua. Non avremmo capito tutta questa sfaccettatura di Susie che resiste naturalmente quasi a Nos. Da un certo punto di vista ti direi che lo sguardo freddo e distaccato la protegge da Nos. Lei è diffidente verso chiunque, è una donna ferita dal passato, estremamente burrascoso a livello domestico. Quindi dal cristallo lei è fredda e priva di emozioni, quindi Nos non attacca. Perché Nos attacca, lascia perdere il vessel, c'è dentro e quindi fa il cazzo che vuole, attacca nelle debolezze altrui, riesce a sibilare in mezzo all'insicurezza di Noelle. E invece Susie è zero, Susie è neutra, non è niente, non gliene frega un cazzo di nulla e nessuno a parte se stessa. E ok, ora sta migliorando, sta cercando di allacciare questo rapporto con Noelle, ma dentro, nel nucleo, nella parte purtroppo ancora profondamente segnata dal passato, lei è zero, e quindi Nos si attacca al cazzo, perché Susie farà sempre quello che vuole. Perché credete che Nos sia un personaggio con una storia prescritta e inserita nella lore e non pensate che siamo noi e basta? Perché il gioco interagisce con noi. Ah no, certo, ovvio. Quindi, che c'è una storia prescritta. In partenza di primo capitolo il gioco si rivolge esplicitamente a noi, perché questo è di Toby Fox, perché la cosa che gli riesce meglio è fare gli sfondamenti della quarta parete. No, ma cioè, secondo me state dicendo entrambi una cosa giusta, io sono d'accordo con entrambi. Nos siamo noi, ma noi abbiamo un'implicazione narrativa che va al di là di noi stiamo giocando, perché c'è qualcuno nell'intro che ci parla, quindi la storia terrà di conto la del fatto che esiste un giocatore. Come si dice acknowledge in italiano? È cosciente di... Riconosce no, il tuo ruolo. No, è all'esterno, non di se stesso. Cioè, ci riconosce in quanto, esatto, come parte personaggi della storia, esatto, in quanto interlocutori. Comunque sì, la Genocide la streamiamo. Che per quanto mi riguarda, personalmente la Genocide è il vero finale di Undertale. Scrive, ora leggo, Tognek. Pensa un po'. No, il coraggio. Ultima cosa per il discorso di prima. Rivedendo la scena, Toriel chiede a Chris di aiutare Susie nel fare la torta. Susie fa un commento divertente e Chris si muove. Mannaggia, siete tantissimi stati.
Susie fa un commento divertente e Chris si muove da solo in maniera quasi per distaccarsi dal discorso corrente prima che Toriel si giri e faccia partire il dialogo ambiguo. No, aspetta, non ho capito. Il dialogo ambiguo è Chris lavati le mani. Ah, ok. Chris si muove da solo in maniera quasi per distaccarsi dal discorso corrente prima. Ok, può essere. Non l'ho sinceramente notato. Però non l'ho notato, esatto. E se siamo noi, ma siamo spinti a scegliere quel ruolo dal gioco, quindi un terzo personaggio, un DM che ci spinge. Beh, un DM c'è, nel senso, non in queste scelte, ma un DM c'è, è quello che ci fa creare Delta e poi ci dice, zii, tanto non conta un cazzo. C'è qualcuno che dialoga con il giocatore ed è uno dei personaggi più importanti, ragazzi. Deltarune è nato dall'idea di Toby Fox sul finale, il quale ha sognato lucidamente quando aveva la febbre alta nel 2011 e ha sempre voluto crearci un gioco attorno, prima con Undertale, il quale si è voluto diversamente, era col Deltarune. Ah, cioè Deltarune è nato sognando il finale di Deltarune, ho capito bene? Al 99.9% Toby Fox questa volta non abbandonerà la sua idea sul finale dopo averlo fatto una volta con Undertale. Che ci sta, ma potrebbe essere collegato a quello che diceva Chiara prima, cioè in realtà il gioco ha un solo finale, ma come stiamo vedendo in realtà anche questo capitolo. Ok, perfetto, ho capito bene. Anche questo capitolo ha un solo finale. Non sono d'accordo però che a livello narrativo sia un finale, sono due. Sono palesemente due e anche se le immagini sono le stesse il significato è opposto, perché qui tu vedi Chris che si toglie Nos dal petto e pensi, vai! Vai, togli quella merda. Lascialo lì dentro, lascialo nel lavandino. Per favore, lascialo. Apri quel Dark World, così forse stavolta riusciamo a liberarci di Nos nel Dark World. È no, tutto no, diverso. Ma diventano due giochi. È tutto al contrario, è fighissimo. È tutto al contrario, nonostante gli eventi rimangano uguali. Che non è forse la cosa più meta possibile in un gioco che gioca tra Dark World e Light World? È una figata, sì. Perché cioè, sono hai letteralmente il Light World e il Dark World riproposti a livello meta. 1, 2, 3 Sanpei. Perché si rimette il cuore? È una discussione che abbiamo affrontato a lungo in Route 1 ed è perché secondo noi non ne può fare a meno a livello fisico. Sta male, secondo me, se rimane troppo tempo senza cuore. In qualche modo Chris è vuoto, si è svuotato durante il... la caduta dentro il bunker, oppure comunque questo cuore gli si è legato dentro e non può più separarsi da lui. Comunque sono d'accordo sul fatto che questa route sia fondamentale, anche per quel pezzo in cui Ralsei vorrebbe farci vedere ciò che succede a Susie e Noelle, ma a noi non interessa. Sì, assolutamente. No, ragazzi, è complementare proprio alla prima. Nelle FAQ del sito dice, riguardo l'unico finale... immagino questa cosa fosse cos'era la domanda. Sì. Quindi questo non significa che niente di tutto quello che faccio ha importanza? Risposta: c'è qualcosa di più importante che arrivare alla fine. Cioè scegliere durante cioè il percorso. Come ci arrivi? Cioè scegliere durante il percorso che significato dare alla fine. In realtà obiettivamente è molto più soddisfacente che avere lo stesso gioco con la stessa valenza e poi 10 minuti diversi. Qui tu rigiochi lo stesso gioco, ma in realtà grazie a dialoghi diversi e eventi diversi, quegli eventi chiave in realtà hanno un sapore. È Detroit Human al contrario. Cioè Detroit Become Human è da un punto si ramifica la realtà e va a fanculo verso altre storyline, mentre qui è i punti, diciamo, gli snodi principali della trama sono sempre gli stessi. Le parentesi che vanno e vengono da quegli snodi però ti cambiano a quello stesso punto focale di trama il significato e l'interpretazione. È una grande figata. Ovviamente per ora è nella nostra testa. Sì. Se Toby Fox non dovesse fare niente, io vo alla CIA e registro l'idea. Andiamo. Abbiamo praticamente finito. Eh sì, No, era la frase di... Ah, ok. Ora che si fa? Oh, la torta. Abbiamo lavorato abbastanza, eh. Perché non la finisciamo? Perché non la finiamo dopo? Ah, vabbè, allora penso che andrò a casa. No, non ce n'è bisogno. Oh, Susie, vorresti rimanere qui? Eh?
Cioè, nel senso, se non è un problema, allora... Oh, guarda qua. E il nostro divano è solitamente utilizzato più come letto, è stato utilizzato come letto. Non è perfetto, ma potremmo dormire tutti qui. Ah, a me sembra fantastico, vai, facciamolo. Il giorno dopo la SIAE, 1100 idee registrate per Deltarune Chapter 3. Perfetto. Metterò tutto in ordine. Avvisa i tuoi genitori, ok? Sì, sì, certo. E lei non fa niente. Il che continua a confermare l'idea di Gianluca. Lei, la sua anima fredda deriva dal fatto che lei non ha neanche un posto che sente come casa. Ah, ma allora che facciamo? Un pigiama party? Ah, non ne ho fatto uno da un sacco di tempo. Ehi, Chris! Non è che qualcuno deve per forza dirti di sederti, giusto? Oh, siediti, rilassati coglione. Per un po'. Invece sì, deve invece esattamente sì. Dirglielo qualcuno. Ma infatti qualcuno. È quello il bello della battuta di Susie. Anche qui, in realtà, secondo me questa cosa non la percepisci davvero fino a questa run. No, l'avevamo commentata sì. Nell'altra, sì, sì. Io no, io non l'avevo percepita con questa. Perché forza. Non l'avevamo percepita con un sottotesto negativo. L'avevamo vista come un haha, è vero, perché si annoia a muoverlo, ma noi sì, siamo sì, quelli sì. Buoni. Guarda, vedi, per esempio, FX30 ha scritto: sbaglio, sto dialogo non c'era. No, secondo io me sono c'era, abbastanza sicura che ci ma fosse, non gli perché abbiamo mi dato... ricordo un commento simile. Anche io l'ho percepito quasi come nuovo. Comunque. Vabbè, poi magari me lo sono flashato io, però. Non ho sicuro c'era, secondo me. No, non è detto. C'era, okay. Diciamo. Oh, rilassati per un po'. E ora? Ah, ci sono. Magari in mezzo ai cuscini. Qui, eccolo. Sapevo che sarei riuscito a trovare il telecomando qua. Puoi sempre trovare della roba figa nascosta nel divano. È polveroso. Quando è l'ultima volta che l'avete usato? Boh, chi se ne frega, guardiamo la televisione. Quindi, di che ci facciamo la maratona stanotte? Bloodcrusher 3? Hellbusters? L'invasione dei... accarezzatori di gatti? Guardiamole bene ste cose, perché le sì, troveremo sì. Tutte. Che è un contadino questo. Magari IC, il film, è un più... nelle tue corde. Nelle sue corde, ecco. È il meteo, secondo una... voi. Anche secondo il meteo. Sì, sì, è stata una bella giornata, Chris. Ma un contadino andava in su e in giù. Però pare che sia davanti a una mappa gigante con le indicazioni meteo. Tura, il 6, Lancer, tutti quanti. È figo andare in giro insieme, no? Per questo, sai, non credi che dovremmo provare a farli venire nel nostro mondo? Voglio dire, pensa quanto sarebbe molto tutto quanto molto più figo. Ral 6 potrebbe fare i nostri compiti a casa, Lancer potrebbe vivere sotto il tuo letto e potremmo tutti quanti andare a scuola insieme. Sarebbe perfetto, no? Voglio dire, saremmo inarrestabili, questo sto dicendo. Stavolta, grazie a Luca Tons che si abbona per il settimo mese, grazie mille. No, le rispondiamo seems a little far-fetched. Dai, ma sarebbe facile. Ral 6 sembra tua mamma, no? Di che è un cugino lontano? Non ci vuole niente. Lei se ne accorge, quindi, ma non dà nessuna importanza a questa cosa, vabbè. Aspetta, è umano il tizio al meteo? A me pareva una volpe. Anche a me pare un cane, un nasino marrone. Sembra avere la coda. Sì, sì, non mi sembra umano. Esatto, quella sembra una coda, non è l'altra mano. Perché la mano è dello davanti. Stesso colore della mano. Sì, ma perché io l'ho sempre visto completamente di profilo. Anch'io. Magari voi lo state immaginando con le mani così, ma no, a me sembra anch'io di lo profilo. Lo sto vedendo di profilo col cappellino. Con la coda a pallina, tipo. Sì, sì, sì.
dicevamo comunque, Lancer potrebbe anche fargli dei baffi finti. Vabbè, come ti pare, ci rimettiamo a guardare la TV. Comunque, anche in questo caso, badate bene, in realtà Susie rimane dell'idea che è fattibile. Mm-hmm. E quindi rimane questo personaggio estremamente testardo. Non gliene frega un cazzo di quello che diciamo noi, che può dire no. Se lei è convinta di una cosa, tu puoi dirle il cazzo che ti pare, lei rimarrà convinta di quello di cui era già convinta prima di parlarti. Gato. Insomma, tra un po' c'è il festival, eh? Gorsh, c'è pioggia. Gorsh. Okay. Quella roba durante la quale tutta la città diventa un carnevale. Stupido, eh? Io però sono abbastanza sicura che anche l'altra volta abbiamo risposto al 6. Anche secondo me. Ora che mi sono ricordata qual è la domanda. Esatto. La domanda è chi ti vuoi portare al festival? Avevamo detto al 6 perché le alternative sono Susie o... E Susie la davamo per scontata. Minchia, rispondiamo Noelle. Ovviamente Noelle, da psycho adesso. No, mod, rispondiamo Noelle. Adesso fottutamente da psycho. Ci avevate detto, ci avete scritto di rispondere al 6, però dai, possiamo rispondere Noelle. Sì, sì, è caotica la risposta Noelle. Caotico, caotico. Probabilmente a Susie non fregherà un cazzo e continuerà a dire Noelle me la porto io, fottiti. Però, comunque. Ok. Ma mettiamo che tu debba portarci qualcuno. Noelle, allora al 6. L'altra volta avevamo detto era al 6 per evitare di metterci in mezzo fra Susie e Noelle. E avevamo detto anche Yu non va bene perché tanto lei dà per scontato che per via della nostra amicizia siamo insieme. Me lo sta chiedendo proprio per dire ci andiamo io e te, ma chi ci portiamo dietro? Noelle, assolutamente Noelle. Cosa? Perché lo sta dicendo in maniera così confusa? È la stessa risposta che dà anche per l'al 6. Peccato. La stessa identica risposta, ragazzi. Caotico, caotico come Roma, esatto. Sai che lascia perdere. Rimettiamoci a guardare la TV. Cioè, per carità, questo ancora una volta conferma che interagire con Noelle non dà alcuna differenza in base alle nostre risposte. Cementifica ancora di più il Noelle è immune a noi. Hai detto due volte Susie al posto di Noelle. Ho detto il contrario, ho detto Noelle al posto di Susie ed è mezzanotte e mezzo, però sì, l'ho detto anche ci siamo capiti, scusatemi. Ovviamente questo dimostra ancora una volta che Susie è completamente immune a Nos. E se volessimo ragionare... Scusa, guarda. Bello, si è bloccato il tuo telefono. No, credo che sia mia sorella che sta spammando 20 miliardi di foto se... insieme. Se volessimo ragionare in maniera sansiana... Noelle è immune. Vabbè, Noelle, mannaggia le palle. Susie è immune ai reset. Non importa quante volte tu cambierai le cose, l'effetto farfalla non tocca Susie. Se fosse Susie a parlarti all'inizio, le tue scelte non contano niente, te lo perché dice lei... Susie. In realtà Susie è il vero mastermind. Te lo dice Susie. Però te lo immagini. Però Susie è immune all'effetto farfalla. Bevilo, 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 ma non abbiamo più acqua, ragazzi. Nomi sbagliati. Livello parlare, Marcolino. Saito è immune al suo cervello. Noelle uguale Susie, Saito uguale Masuda. Cosa? No, è tutto uguale a tutto. Susie ha già Sus nel nome. È fatta, ragazzi. No, allora lasciamo perdere sta cosa di Susie Mastermind che è un po' too much. Bella, diventerà il meme di capitolo 3, ma no. Però il cervello è il vero vessel vuoto di Saido, sì. E però obiettivamente Susie è immune ai reset. Non sappiamo se è coscientemente o meno, credo di no. Cioè, in realtà è molto più poetico se non lo è coscientemente. No, ma secondo me tipo all'inizio è Susie adulta. Dark Susie.
dark grown up Susie. Sì, tipo falsusi. Falsusi. È come Folivia. È giusto. Susi. 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 No, però, cioè, è figo pensare che il mondo attorno a te cambi continuamente a seconda delle scelte che prendi. Non Susi, Susi è il perno. Susi palese protagonista, intanto. Beh, secondo me sì. Susi è l'unica protagonista, ma questo, secondo me, lo possiamo già intuire, perché Susi è l'unica normale. I protagonisti sono tre, Marral 6 è qualcosa di davvero strano, forse un Darkner, forse un pezzo di un Lightner, è qualcosa di strambo. All'inizio Chris è vuoto. Susi ti dice che le tue scelte non hanno importanza, quando, in che contesto, non me lo ricordo. Susi è tutto ciò che ruota attorno a Susi è immanente. E quindi Susi è tutto ciò che c'è di certo in queste run, non cambia mai. Sì. Ragazzi, togliete pure il comando di Huawei, eh. Quando ti sbatte contro gli armadietti, quindi vero. Subito dopo cos'è? Subito il gesso. Dopo che usciamo per sì, prendere il gesso. Gesso. Oddio. Io l'ho detto mezzo scherzando, mezzo no, ma ora scherzo allora, meno. Continuo a non pensare che Susi sia questo personaggio che mente per guidarci no, dall'alto. Non questa Susi. Ok, tu pensi che ci sia anche un viaggio temporale? Se hai detto in qualunque reset, in qualunque realtà, in qualunque alternativa, comunque è immune. Potrebbe essere già avvenuta una storia di Deltarune e Susi in fondo. Esatto. Non lo so, allora, non so se metterci in mezzo il time travel perché è un po' far-fetched, come abbiamo appena detto a Susi, però non dimentichiamo questa cosa, non dimentichiamo il fatto che Susi è immune all'effetto farfalla. Secondo me questa sarà una cosa chiave della storia di Deltarune, il fatto che tu non puoi far cambiare ciò che farà Susi, tant'è vero che tutto quello che fa Susi ha lo stesso significato in run 1 e run 2. A livello narrativo, ciò che ha fatto Susi in run 1 o in run 2 non è cambiato. Quello che ha fatto Chris è cambiato, quello che ha fatto Noelle è cambiato, ma quello che ha fatto Susi no. Susi è sempre la costante narrativa che non cambia. Se rispondi Yu ti dice che ha un bel modo di evitare la domanda e che è ovvio che se lei fosse al festival ci saresti anche tu. Che è una cosa che avevamo immaginato. Andiamo ragazzi. Oh, ecco che cosa volevo vedere. Un film speciale su un gigantesco mostro. Ma Kumart, credo proprio che Chiara stia dicendo che praticamente Susi è Sans in questo gioco. Cioè, Susi è... Allora, Bonnie, se quello io che so mi vede... molto poco però di Sans... Vabbè, Sans è colui che è cosciente del tuo potere di salvare e caricare. E di abusare Ricordo dei reset. Ricordo una okay. sega. Se Toby Fox ha sognato il finale, sì, realisticamente possiamo aspettarci comunque di ritrovare degli elementi di finale di Undertale dentro Delta. Cioè, magari ha sognato che un elemento di gioco fosse cosciente del gioco. È questo il suo sogno? Quindi veramente c'è un personaggio che a un certo punto diverrà onnisciente? Io ti dico soltanto che te l'ho detto scherzando, ma solo a metà. Perché mentre te stavi dicendo Susi è immune alle farfalla. Nostre scelte, mi è tornato proprio di colpo in mente le tue scelte non hanno senso. Detto a te che se ci pensi è abbastanza coerente con magari una Susi che sa di questa forza che prova e riprova e riprova a prendere il controllo. E in questo limbo, perché poi noi non sappiamo dov'è che succede questo certo, discorso, questo dialogo, no? In questo limbo molto che precede, esatto, in questo limbo che precede all'inizio degli eventi, lei è in grado di dirti, non so perché, non so per come, ma è in grado di dirti, fai il cazzo che vuoi, perché tanto quello che vuoi fare non conta un cazzo. E qui ti perché lei è immune. E qui ti metto il pausino. Magari non è Susi colei con la quale parliamo a inizio gioco, ma chi parla si riferisce a Susi. Bravissima, ma chi parla si riferisce a Susi, certo. Magari al fatto che il finale di Deltarune è una scelta di Susi.
bravissima. Che forse la cosa... Mi piacerebbe un sacco! Che figo! Cioè, il punto è che Deltarune finisce con Susie che fa una cosa, quindi tu puoi fare il cazzo che vuoi. Sì, sì. Deltarune finirà con Susie che fa questa cosa. Guarda che questa cosa secondo me è un po' probabile. E cambia qual è la psicologia del personaggio di Chris. Assolutamente, e quindi anche il valore della scelta di Susie. Però, però la scelta di Susie rimane di Susie. E quindi il finale tu non lo puoi cambiare. E lei che ti dice davanti all'armadietto le tue scelte non contano, e foreshadowing a finirà il gioco, io farò comunque quella quello cosa che, voglio, che sì, tu sì. ci vada o no verso questa direzione. Mi piace. Grazie a Felix Mando, che sia buona per il quarto mese. Ciao Saido e Chiara, torno dopo un po' per rinnovare e darvi la buonanotte. PS, Sans Best PG, in assoluto di Fox. Ciao, ma grazie. Leggi messaggione? Assolutamente. Se posso intervenire, certo Andy, siamo qua apposta. La possibilità che l'entità che ci parla all'inizio gioco sia Susie o qualche personaggio che abbiamo già conosciuto è realisticamente improbabile. Più per una questione di come è scritto il dialogo all'inizio gioco, il quale già solo esso stesso è un hint a chi possa essere. Però è vero che Susie è kinda immune a ogni nostra scelta, però sono sicuro al 99% che non sia l'entità di inizio del gioco. Beh, credo che tu ti riferisca al solito collegamento con Gaster, con Gaster che immagino oh, capiremo con il video che vedremo finalmente domenica, no? Ma perché altrimenti ho paura di perdermi dei pezzi anch'io, ma guarda, in realtà anche io sono convinto di quello che dici e infatti arrivo a sì, sì. tirare fuori la teoria che ho appena espresso. Cioè in realtà chi se ne frega di chi è l'interlocutore, il punto è si riferisce però a Susie probabilmente. Certo. Si riferisce al fatto che la tua storia, che oh ragazzi è indissolubilmente collegata a Susie, Susie è coprotagonista, per forza di cose le scelte di Susie avranno effetto sulla trama, beh quelle scelte oggi sappiamo probabilmente non saranno influenzabili in alcun modo. Cito Toby Fox, scrive Volcano Games ai tempi del capitolo 1. Nel 2011, quando ero a scuola, mi sono ammalato gravemente. Finito per avere una febbre terribile e non potevo prendere nessuna medicina per curarmi. E mentre stavo dormendo ho avuto un sogno molto vivido riguardo la fine di un gioco. Da quel momento ho sentito di avere il bisogno di creare un gioco che avesse quel finale... E devo riuscire a creare che cosa ho visto nel mio sogno. Non so neanche se è particolarmente buono, ma lo devo fare. 120 minuti di due video. Moriremo tipo. Ma guardate ragazzi, non vedo l'ora in realtà. Ovviamente questo Volcano Games ci dice poco. Questa è una bellissima curiosità, sono contento di averla letta, ma può essere tutto e niente. Il punto è stravedo per questa idea di finali uguali ma che cambiano sapore a seconda del ruolo di Nos, e B, il finale ultimo che in realtà dipende da Susie e quindi noi possiamo semplicemente cambiarne il sapore di un'azione che è già scritta, perché Susie è la vera protagonista. Sì, sì. No, sarà bellissimo, solo Dance in culo. Chi ti dice all'inizio che le tue scelte non contano niente te lo dice proprio perché sa che sarà la frase che ti dirà su. Capito? È la prima cosa che ci dice? No, è quella che ci dice quando noi scegliamo Delta, pensiamo di aver fatto il nostro PG. No, Susie. Più o meno. No, prima comincia a parlare. Più esatto, non è proprio la prima. Dice altre cose. Sì. Oh, ora sì che possiamo parlare di maratona. Sei pronto, Chris? Per 12 ore di edifici distrutti e macchine detonate, scoppiate, azione, bombe, Michael Bay. Perché lock it in, perché ormai ci siamo, andiamo, vai, pronto, partenza. Sarà bene che io non ti veda muovere finché i tuoi occhi non sono iniettati di sangue. Ora, fammi mettere comoda qui e... Oh. Questo è esattamente come mi addormento io durante i film. Susie si è addormentata. Bello il rumore strano che fa Chris, come se fosse veramente vuoto dentro. Quando cade sembra un oggetto. Agente? Agente? Oh, grazie a Dio. Finalmente sono riuscito a contattarla.
Credo di aver visto qualcuno sgattaiolare là fuori e quando ho controllato la macchina, le gomme sono state bucate. Grazie, Ah, doctor, ma della quindi lo salve. chiama, la chiama adesso? Io non so per quale motivo, ma ero straconvinta che l'avesse chiamata nel momento in cui effettivamente scopre delle gomme. No. Infatti mi aspettavo che fosse già passata online prima della mattina successiva. Ok, Agente, se potesse venire qui le sarei grata. Grazie davvero. ok. Beh, diceva, lo farà davvero? Presto? Ok. Sono già addormentati. E quindi ora sta aspettando che arrivi. Però Ma non arriva. non arriva. Non si sa perché ci metta così tanto. Qui viene spenta la luce, lei si addormenta. No, non posso muovere. Non sono io. Cioè, guardate come sembra una richiesta d'aiuto adesso la porta aperta e non una trappola per andare in. È tutto diverso, è tutto leggibile in maniera diversa, è una figata. Non riesco a vedere Chris come cattivo qui. Fuck. Predicto un remix della Battle Team di Flowey in questo capitolo 3. Se non lo fa è uno stronzo. Chris, non credere a tutto quello che vedi in TV. Quell'uomo è un criminale, te lo dico, un criminale. Spanton, che forse come Jivil foreshadow il prossimo mondo barra boss. Sì, ce l'avevano già detto. Ragazzi, Bella è sta versione. ciao, probably Mike. Sì, ragazzi, that's it. Con il gioco abbiamo finito, ma con Dai, solo il 3 ore. mondo no. Sì. Con il mondo narrativo no, ci vediamo domenica, ore 21:30, per guardarci 2 ore di Gasteranza insieme. Piccola tip che mi hanno fatto notare, Spamton, la sua host ha una piccola linea di dialogo durante la OST, non si capisce quasi nulla, ma qualche discorso è stato estratto. Sì, ce l'ho presente, le voci che si sentono, ce l'ho presenti, ve lo passo di seguito, penso che stia arrivando a prendermi. Rispondi al telefono. Non posso spiegarti finché non sei da solo. Dimmi ciò che stai davvero vendendo. Quindi sembra essere proprio un dialogo nei confronti dell'interlocutore. Sì. Che in teoria potrebbe essere l'entità d'inizio gioco. Boh, chi lo sa? Questo famoso Gaster. O qualunque personaggio sia davvero dentro quel cazzo di bunker che è fondamentale per la trama. Ci Che figo, figo, figo. manca ancora tanto, ragazzi. Beh, siamo anche a metà. Io Siamo manca odio un il tuo saltare per terzo. le parentesi, ma stavolta era veramente inutile, Marcolino. C'era scritto semplicemente qualcosa che non si capisce. Si sente la risata di Jivil? Non l'ho letto? Scusami. A ogni. A fine degli audio durante la OST. Non l'avevo notata quella. La cantante di questa canzone è quella di Everything Alright in To The Moon. Ragazzi, that's it. Si pogga. Domenica, finalmente, incontriamo Gaster e faremo una live che durerà un anno, però Pog. Ragazzi. E poi la Genocide di Undertale, vediamo un po' quando e dove piazzarla. Dicembre sarà un mese veramente denso, ci sarà tanta tanta roba da fare, ma we'll get through it. Buonanotte, ragazzi, ci vediamo domani. Notte! Ciao.